Buon pomeriggio a tutti e ben ritrovati al Be Connected Day. Pomeriggio, sessioni dedicate alle parti tecniche. Qui siamo nella sessione dedicata alla parte di security. Vi do il benvenuto e comincio a introdurvi quello che andremo a vedere oggi pomeriggio insieme. Ovviamente avremo un ospite d'eccezione, un mio compagno di sessioni, che è Carlo Maucelli, che per questa drac ha preparato per noi una keynote apposita, quindi vedremo con lui quello che ci racconterà Carlo riguardo i trend e la situazione lato cyber security in questo momento. E poi abbiamo appena salutato Ignite ai primi di novembre, cercheremo di capire quali sono le novità che Ignite ha annunciato i primi di novembre per quanto riguarda l'area cyber security della suite Microsoft 365, quindi non solo funzionalità per collaborare, condividere, comunicare, ma anche funzionalità per proteggerci da attività malevole. Ovviamente abbiamo uno sponsor che ringraziamo, che è Microsys, con Paolo Bodini che farà una sua sessione e poi diciamo cominceremo dalle 2:30 con le sessioni vere e proprie, quindi con dei contenuti che avranno tutti una durata di circa 30 minuti. Ci sono tantissimi professionisti che hanno preparato per noi queste sessioni. Ovviamente saranno incentrate molto sul concetto di modello Zero Trust Security, quindi non solo preoccuparci di proteggere le nostre infrastrutture, i nostri dati, le nostre identità, device e via dicendo, ma anche rilevare attività malevole ed eventualmente rispondere a queste. Quindi con noi, oltre a una sessione fatta dal sottoscritto con Carlo, ci saranno Riccardo Corna e Marco Moioli che ci racconteranno come riconoscere attività malevole sull'identità e poterle bloccare il più in fretta possibile. E poi ci saranno tre sessioni che in qualche modo avranno un percorso diciamo continuativo. Quindi avremo Pierluigi Pesce, Alessandro Baggiosi e Andrea Calicchia che ci faranno vedere come poter rilevare presenze malevole all'interno della nostra infrastruttura. Giuseppe Di Pasquale e Gaia Guadagnoli ci presenteranno le problematiche che possiamo avere su attacchi phishing, quindi quando riceviamo qualcosa siamo indecisi se cliccare oppure no su quello che ci arriva. E Antonio Formato ci parlerà ovviamente di una delle attività malevole più pericolose in questo momento, che è Human Operated Ransomware. Finiremo con una domanda che tanti ci fanno durante la nostra attività: ma i dati su 365 sono sicuri? I dati su 365 devono essere backupati? E quindi Marinari, Juan e Signorelli risponderanno a queste domande. E infine, col mio amico e compagno di sessione Fabrizio Fabiani, faremo la riffa di fine evento, quindi daremo ricchi premi e cotillon, come si dicono. Adesso passo la parola al mio amico Carlo, dicendogli che ovviamente il presentatore è cambiato rispetto a stamattina, non c'è Marco Lo Russo, ma il milanista è rimasto, quindi da un milanista all'altro. Carlo, a te la parola, vai. Grazie Michele, salutiamo anche il tuo compagno di merende che era felice come una Pasqua stamattina, ovviamente, come sottoscritto. E intanto saluto tutti e ringrazio come sempre Fabrizio per l'invito, anche se mette sempre un sacco di pressione perché sembra che stia arrivando chissà chi. In realtà arriva una persona che, ahimè, si trova molto spesso a combattere sul campo, come Michele sa bene. Allora, io vi voglio, diciamo, portare attraverso questo mondo, chiamiamolo così, ricco di insidie, ricco di trappole, e cercare di farvi capire esattamente però come stanno andando le cose, perché non è che tutte le volte, ahimè, da un anno all'altro, diciamo così, le cose non cambino. Come ho avuto modo di scrivere ieri a proposito di una serie di vulnerabilità, diciamo che l'adattabilità dei ransomware è direttamente proporzionale alla staticità delle infrastrutture, ahimè, no? E quindi noi ci troviamo di fronte a un mondo che
fa fatica ancora tanto, nonostante tutto quello che è successo e tutto quello che si vive ogni giorno, a cambiare. E quello, diciamo così, che mi preme lasciarvi anche come messaggi in termini di rischi, di problematiche, di, come dire, di concern, no? Per dirla all'inglese, nelle organizzazioni, non è solo il fatto che arriva un attacco informatico, oh mio Dio, adesso è un disastro, le macchine non vanno, i servizi sono spenti, tanta gente va a casa, ahimè è successo anche recentissimamente su due industrie italiane, ma è tutto ciò che ruota intorno in maniera indiretta in termini di peso sulle organizzazioni stesse, quindi per esempio la perdita di reputazione, il fatto che comunque ci siano delle problematiche anche da un punto di vista di litigation, cioè di ottemperanza, se c'è stato un data breach a quello che è il GDPR, al fatto che effettivamente, vabbè, poi chiaramente c'è anche un esborso economico. Io credo che in generale le minacce informatiche non siano solo e soltanto un tema dell'information technology e dell'IT, e chi lo pensa, questo mio modesto parere personale, sbaglia di grosso, perché le minacce informatiche, se riescono, chiaramente hanno un impatto su tutta quella che è la vita aziendale e anche la vita sociale. Non dimentichiamoci, lo stavo dicendo prima, recentemente, proprio nei giorni scorsi, ci sono stati due attacchi a due aziende del manufatturiero. Queste sono state colpite in maniera devastante, la gente va in cassa integrazione, giusto per essere chiari. Ora, siccome non mi piace solitamente leggere e guardare solo quello che l'azienda, che per carità di Dio mi paga e quindi sono felice di questo, mi propone, mi piace andare a fare anche degli incroci per cercare di verificare e di capire anche da altre fonti effettivamente qual è lo stato dell'arte, no? E quindi esiste ENISA, che è una grande associazione, diciamo a livello europeo, che si preoccupa di fornire tutta una serie di rapporti, sono molto interessanti, vi invito a leggerli, tra cui anche quello relativo a, diciamo così, allo scenario delle minacce nel 2021. Diciamo così, questo rapporto porta effettivamente a dire che non è cambiato nulla dal punto di vista della distribuzione delle minacce, quindi tutti i settori, tutti i mercati ne sono afflitti, e semmai sono cambiate le dinamiche, le tecniche in alcuni casi, e soprattutto sono cambiati anche gli obiettivi, nel senso che ve ne cito almeno due, se non tre, che vi devono far riflettere. Allora, il primo a cui secondo me la gente non pensa è quello della disinformazione. Le fake news rappresentano un cyber threat devastante, perché le fake news sono un mezzo e un modo attraverso il quale si può far cambiare le opinioni alle persone, si può creare disagio sociale, si può mettere una società nella condizione di conflittualità al suo interno, lo viviamo tutti i giorni, lo stiamo vivendo purtroppo anche in questi giorni, e credo che questo sia un male ormai diffuso e creato molto spesso a regola d'arte. Ci sono fior di studi al riguardo, e ad esempio è stata coniata, diciamo così, una scienza che proprio va a studiare la metodologia con la quale anche alcuni gruppi reclutano per esempio le persone sulla base dei loro profili, e poi ne fanno un generatore incredibile di disinformazione, si chiama Captology. Un altro aspetto rappresenta la supply chain. Abbiamo vissuto nel corso dell'ultimo anno, sì, più o meno l'ultimo anno, gli ultimi 14 mesi, attacchi alle supply chain, no? SolarWinds e Kaseya sono due esempi clamorosi. Perché? Perché oggi è il modo migliore per riuscire, fatemi usare questo termine, a fare broadcasting di threat. Io attacco un elemento della catena che so che rappresenta uno snodo fondamentale, e automaticamente tutti quelli che, diciamo così, sfruttano o utilizzano quell'elemento ovviamente ne sono impattati.
Questo deve far riflettere sul fatto che, come nella vita quotidiana, anche nell'informatica, noi non siamo da soli e le nostre azioni, il nostro modo di comportarci, non riguarda solo noi stessi, ma riguarda gli altri. Un altro aspetto fondamentale, ne parleremo sia durante questa presentazione, ma ho visto anche nelle successive, stiamo parlando dei ransomware. Allora, i ransomware rappresentano né più né meno che, diciamo, il primo pain attuale. I ransomware sono, e lo vedremo tra pochissimo, l'evoluzione dei vecchi malware che venivano. All'inizio, diciamo nella seconda decade degli anni 2000, hanno colpito a più riprese le aziende. Sono associati ai ransomware, stiamo parlando di human operated ransomware, cioè di gruppi che sfruttano chiaramente anche una concatenazione, perché no, di malware per arrivare poi a generare il disastro che, ahimè, io per esempio, ma non solo io, ho visto molto spesso. Prima di inoltrarci nel campo dei ransomware, volevo fare un piccolo passaggio sulle vulnerabilità, perché poi è capitato proprio come il calcio di maccheroni, nel senso che in questi 2 giorni ci sono stati diversi tweet in merito alla scoperta di 3 vulnerabilità di tipo zero day, o meglio, segnalate come vulnerabilità di tipo zero day sui sistemi Windows. Vorrei anche, come dire, rasserenare per quanto possibile un po' tutti, perché queste vulnerabilità sono state chiamate vulnerabilità di tipo zero day, ma non garantiscono e non permettono di fare la remote code execution. Quindi fondamentalmente sono vulnerabilità che nascono e muoiono, diciamo così, all'interno della macchina. Ti danno certo la possibilità di assumere privilegi di tipo system, che sapete che è il massimo privilegio possibile e quindi è grave, però se un attaccante allora ha già un privilegio di quel tipo, i casi sono due: o qualcuno gliel'ha dato e quindi per ruolo lui ce l'ha, oppure è qualcuno che è entrato e quindi il problema, fatemi dire, è altrove. Comunque sappiamo tutti, no, che cos'è una vulnerabilità, si riferisce generalmente a un codice che permette a un attaccante di accedere a un sistema o a una rete, quindi un codice malevolo che fa comportare, che fa, scusate, come dire, sì, che fa girare un programma, un processo, eccetera, in una modalità che non è quella per cui è nato. E quindi chiaramente le vulnerabilità rappresentano, come dire, il nuovo Eldorado, chiamiamolo così, degli attaccanti, perché avere la possibilità di conoscere in anteprima le vulnerabilità logicamente permette di generare un business non da ridere. Vi ricordo che c'è un mercato delle vulnerabilità, si pagano milioni di dollari per avere vulnerabilità non ancora note e che ti permettono quindi con degli exploit chiaramente di attaccare. Quindi questo è un mondo, diciamo così, in continuo, oserei dire, divenire, in continua evoluzione. Esiste un database che fondamentalmente è in capo al governo americano, lo vedete qui, e che ha ad oggi più di 150.000 entry. Ma diciamo che la cosa che non mi meraviglia, purtroppo, e che è sempre ricorrente, come le revenue, diciamo, dei contratti, è che la bellezza del 75% degli attacchi nel solo 2020 hanno sfruttato, sono state perpetrate sfruttando vulnerabilità vecchie di almeno 2 anni. Cosa significa sta roba? Significa che c'è un problema alla base, quello che dicevo all'inizio, cioè una staticità dal punto di vista delle infrastrutture. Perché io devo avere vulnerabilità più vecchie di 2 anni? Attenzione, più vecchie di 2 anni, se andate a leggere questo rapporto, ne trovate anche di 7 anni. Problemi di application lock-in? Sicuramente. Problemi dell'incapacità, diciamo, di poter aggiornare i sistemi? Va bene. Allora sfruttiamo e utilizziamo tecniche diverse per proteggerli, ma non fate come ho visto fare in certi ambienti industriali, dove sicuramente le applicazioni la fanno da padrone, ma i sistemi che non sono aggiornati addirittura fuori supporto sono messi, diciamo, su internet. Quindi questo è un grande problema, no? Evidentemente, come può essere risolto? Vabbè, attraverso chiaramente una politica di aggiornamento decisa, standard, pulita, ma anche attraverso l'utilizzo del cloud per determinate aree. Un altro aspetto fondamentale è che le aziende
hanno notato, diciamo, che i tentativi di exploit ovviamente sono molto più legati alle vulnerabilità di tipo software. E in particolare ciò che abbiamo notato, e questo l'ho notato anch'io, in molte realtà, per esempio il protocollo SMV1, grande attore, no, di WannaCry, in realtà è ancora ben presente, anche se è stato deprecato. E allora cosa facciamo? Cioè, allora, il concetto è sempre lo stesso, l'ho detto milioni di volte, fino a dove vogliamo arrivare a tenere l'asticella, fino a dove io voglio addentrarmi in una condizione di rischio. È chiaro che questi numeri continuano ad alimentare, diciamo così, fatemela chiamare così, il mercato degli attaccanti, perché è logico che con questi numeri, voglio dire, si colpisce e si va sul sicuro, oserei dire. Questo è quel problema che vi dicevo prima, e cioè a volte, molto spesso purtroppo, esiste un mercato delle CVE che vengono fornite ancora prima, diciamo così, che vengano rese pubbliche. Questo è un grande problema. Come lo faccio ad evitare? Al solito devo garantirmi comunque, come dire, il pavimento di sicurezza che mi permette quantomeno di poter, come dire, combattere, difendere soltanto quel tipo di exploit. Questa ve l'ho messa semplicemente, devo correre un po' perché so che il tempo è tiranno, ma questa ve l'ho messa perché vi dà l'idea di quelle che sono un po' le tempistiche tra quando una vulnerabilità viene scoperta, quando gli viene assegnata la CVE, questo dal nostro punto di vista, e fino a quando poi la CVE viene pubblicata, no? Quindi lo sviluppo sostanzialmente delle patch in ambito vulnerabilità. Quindi, diciamo, per concludere questa prima parte, le nuove vulnerabilità sono scoperte, tra l'altro, in tempi, come dire, che aumentano sempre di più in termini di velocità e di volume. Il numero degli exploit e la velocità dello sviluppo degli exploit che è stata osservata, molto spesso, no, è, come dire, un po' sottostimata perché non si fa un'investigazione corretta dal punto di vista delle sorgenti. Quindi chiaramente in un certo senso è vero che aumentano le chance di compromettere, ma aumentano le chance di compromettere perché comunque la stragrande maggioranza delle vulnerabilità in ogni caso risale a tempi antecedenti, a tempi troppo vecchi. Quindi se dovessimo fare un rapporto tra le vulnerabilità di tipo zero day e le vulnerabilità già note, guardate che la bilancia pesa tutta sulle vulnerabilità già note. Come dicevo prima, i servizi cloud sicuramente aiutano. L'altro aspetto, e questo lo dico proprio in funzione anche dell'azienda per cui lavoro, è che chiaramente noi dobbiamo migliorare dal punto di vista della scrittura del codice, sempre di più, nonostante tutti gli investimenti che facciamo, tra cui anche, diciamo, come dire, quello che viene chiamato bug bounty, ossia i ricercatori che paghiamo per poter appunto scoprire le vulnerabilità. Lo scorso anno abbiamo investito 14 milioni di dollari, giusto per essere chiari. Allora, parliamo un attimo dei ransomware. Poi Michele, se è troppo tardi me lo dici. Siamo già quasi oltre. Ah, ecco, quindi cosa facciamo? Facciamo questa parte, la facciamo dopo? Come preferisci, per me è Sì, vado indifferente. un attimo sulla parte di Ignite Sì, e va poi bene, c'è va una bene. linea Ok. dopo. Va bene, dai, Ok? la riprendiamo dopo, dai. Esatto, dovreste vedere Vai. lo schermo adesso. Ok? Allora, giustamente una brevissima sessione su cosa è stato annunciato Ignite a inizio novembre. Sarò abbastanza breve e conciso. La cosa più importante è che sono stati rinominati gran parte dei prodotti della suite Microsoft, sia in ambito Microsoft 365 che in ambito Azure. Diciamo che la gran parte dei prodotti adesso cade sotto, diciamo, la famiglia Microsoft Defender, quindi abbiamo Microsoft Defender for Endpoint, for Office, for Identity, Microsoft Defender for Cloud Apps, Microsoft Defender for Cloud e anche lo stesso Azure Sentinel è stato rinominato in Microsoft Sentinel. Quindi grandi cambiamenti nei nomi. Ci sono state ovviamente annunci importanti riguardanti la gestione dell'identità. Prima di tutto diciamo, il 99,99% di SLA garantito da Azure AD in questo momento è il fatto di aver implementato un sistema di authentication di backup
che può mantenere le sessioni attive in caso di down dell'autenticazione primaria. È attivo nella gran parte dei servizi Exchange e Point Teams e pian piano verrà attivato anche per tutti i prodotti che fanno parte della suite Office 365 o Microsoft 365 per la parte di collaborazione. Se vogliamo gestire la sicurezza dal punto di vista dell'identità, dei device, delle app, delle applicazioni, sicuramente lo strumento di Azure AD Conditional Access è uno strumento fondamentale per far accedere alle risorse solo coloro che hanno un'identità verificata o un device verificato in termini di stato di salute e di identità. Quindi è stato migliorato la qualità e i contenuti della Azure AD Conditional Access con la possibilità di avere una dashboard all'apertura che mi visualizza subito la situazione di quali utenti sono sottoposti a policy e quali no, quali device hanno, insomma, quali device sono stati utilizzati per fare accessi alle risorse, come un insieme di strumenti come i device filter e l'app filter per migliorare i contenuti delle condizioni che mettiamo nel conditional access. Altro discorso, Azure Identity Protection, sono stati introdotti nuovi sistemi di detection e la possibilità di esportare verso SIEM, ma di questa parte ve ne parleranno Corna e Moioli successivamente. Due cose importantissime, Microsoft Endpoint Manager per gestire i device. Abbiamo gestito fino ad oggi Windows, macOS e tutta la parte mobile Android e iOS, annunciato anche la possibilità di a breve di poter gestire Linux con alcune piattaforme, distribuzioni, anzi meglio, Red Hat, CentOS e Fedora, e la possibilità di applicare ovviamente policy di configurazione agli stessi. Compliance, solitamente facciamo accedere i device solo se sono sottoposti a una compliance che verifica l'adesione alla stessa. Fino adesso siamo stati costretti a usare compliance precostituite, pre-build. Potremo a breve usare dei custom settings per verificare la compliance basati o su PowerShell script o su JSON script. Defender for Endpoint, protezione del dispositivo, espansione di quello che è il Microsoft Defender Antivirus. Fino ad oggi è stato, diciamo, una funzionalità che mi permetteva di fare detection e respond, oltre a un insieme di altre funzionalità, solo disponibile per chi aveva il piano E5. Adesso Microsoft ha sdoppiato il piano contenuto nell'E5 in due piani, piano P1 e P2. Il piano P1 lo trovate descritto qua e sarà contenuto nell'Enterprise E3. Il piano P2 continua all'E5, ma la grandissima novità è che ci sarà una versione anche dedicata a Microsoft Defender for Business, ovvero in una delle suite forse più utilizzate, che è Microsoft 365 Business Premium. Qui avete una tabella comparativa che vi daremo con le slide ovviamente, ma a breve, dopo aver avuto Azure AD P1 tempo fa, adesso avrà anche questa innovazione, la suite Microsoft 365 for Business, Business Premium, scusate. Ultima cosa, sempre legato al Microsoft Defender for Endpoint, la possibilità di non fare solamente il Threat Vulnerability Management per le macchine Windows, ma anche per i dispositivi Android e iOS, che in questo periodo abbiamo utilizzato massivamente dovendo lavorare spesso da remoto, quindi non sempre avevamo il PC sotto mano, avevamo il nostro Android tablet o smartphone o iOS. Adesso potremo anche valutare che i device siano protetti da vulnerabilità conosciute, quello che appunto Carlo vi raccontava poco prima nella keynote. E ovviamente, per concludere, anche lato Information Protection e Compliance, l'estensione della DLP anche per macOS, oltre che a un insieme di funzionalità aggiornate su quanto riguarda la Microsoft Information Protection. Non rubo altro tempo perché ovviamente siamo già andati oltre. Chiedo alla regia di inviare lo spot, il video di Logitech, e poi riprendiamo con Paolo Bodini di Microsys con la sessione sponsor, che ringraziamo per la sua presenza. Rieccoci in diretta, con me c'è Paolo. Ciao Paolo, benvenuto. Buongiorno a tutti, ciao. Track Security. Grazie di essere qui, ti lascio la parola subito.
Allora, sono Paolo Bodini, System Infrastructure Security di Microsys. Cercherò di andare velocissimo visto i tempi e i minuti contati. Spero di riuscire a passare comunque il messaggio. Quello che vi voglio raccontare come ruolo di partner è come aiutiamo a far atterrare tutti questi elementi di sicurezza. Lo facciamo con una nostra interpretazione che viene chiamata Roadmap to Modern Security. Ed è un approccio all'adozione della, diciamo, notevole suite di sicurezza di Microsoft. Lo riteniamo utile perché in alcuni casi abbiamo notato un certo disorientamento di fronte all'ampia dotazione della suite di sicurezza e più in generale una difficoltà a vedere, a tracciare il percorso verso il modello Zero Trust, che ovviamente si può realizzare con tutti gli strumenti nella suite. Quindi un approccio strutturato utile a far atterrare i vari strumenti di sicurezza chiarisce l'adozione tecnicamente degli strumenti e mette in evidenza soprattutto un dettaglio fondamentale che è l'unicità della piattaforma di Microsoft, cioè la capacità di integrazione e interazione di tutti gli strumenti che quando si parla di sicurezza è un elemento sicuramente fondamentale. Da qui nasce la nostra proposizione, diciamo, di roadmap alla sicurezza moderna. Abbiamo preso in prestito, diciamo, al mondo applicativo il concetto di continuous modernization e quindi, diciamo, passaggi e ripassaggi nei vari ambiti di modernizzazione. Ad ogni passaggio si introducono un po' di servizi, un po' di funzionalità, dei benefici e se la roadmap è progettata bene, questi sono utili. Questi sono utili per agevolare e ottimizzare il passaggio successivo e così effettivamente può avvenire con una roadmap di sicurezza che tende al modello Zero Trust. Vado veloce sull'esempio pratico perché è il modo migliore per, secondo noi, raccontare, diciamo, questo approccio alla sicurezza. È un caso reale che abbiamo appena concluso, di circa 1500 utenti, parte anche non in Italia. Il tutto è partito con la richiesta del cliente di aiutarlo nella protezione del furto delle credenziali, del furto delle password. Ovviamente sappiamo tutti che la risposta è abilitare l'MFA, infatti il cliente voleva abilitarsi il per user MFA, che è un modo specifico, diciamo, di abilitare il multifatto. Noi abbiamo, diciamo, bloccato questa iniziativa e abbiamo detto al cliente cosa si poteva fare, cosa si doveva fare prima di questa attività e cosa si potrebbe fare dopo questa attività, dando una visione più ampia del concetto di protezione delle credenziali. Infatti, abbiamo abilitato la Modern Authentication perché il tenant era vecchio, è stata scelta la Combined Registration come metodo di registrazione dell'MFA. Per fare un'attività fatta come si deve nell'ambito dell'MFA vanno bloccati i protocolli legacy, cosa che non aveva ancora fatto il cliente, perché alcuni dei protocolli legacy potrebbero non richiedere l'intervento dell'MFA e quindi perché diavolo sto mettendo l'MFA se poi ho protocolli che non chiedono l'MFA. In un ambiente come questo, di 1500 utenti, alcuni sparsi per il mondo, il blocco dei protocolli legacy è una cosa che va fatta con una certa gradualità e controllo. Allora è stato deciso di investire nei due strumenti che diventeranno due degli elementi fondamentali delle strategie di sicurezza, che sono il Conditional Access e Intune. Perché? Perché con questi due strumenti faccio compio delle azioni che mi servono per raggiungere il mio obiettivo e quindi, ad esempio, distribuisco l'Authenticator App su tutti i dispositivi, che secondo noi è il metodo migliore per utilizzare l'MFA, e dove è necessario mi configuro dei profili di posta che potrebbero subire conseguenze a fronte della disabilitazione dei protocolli legacy. Dopodiché, col Conditional Access, abilito il blocco dei protocolli legacy a un gruppo di utenti e gradualmente metto gli utenti dentro questo gruppo, così con gradualità riesco, gestendo eventuali impatti negativi, a effettivamente bloccare i protocolli legacy. In realtà non ho ancora abilitato l'MFA, perché a noi piace disaccoppiare il momento della registrazione dal momento dell'attivazione dell'MFA, posso monitorarlo con PowerShell, quando arrivo a un livello di abilitazione dell'MFA che mi soddisfa, a questo punto fisicamente abilito l'MFA. Questo, secondo noi, secondo le esperienze che abbiamo fatto sul campo con i clienti, è un ottimo processo di abilitazione dell'MFA in un ambiente controllato, graduale e fatto con tutti i crismi tecnici corretti. Potevamo fermarci qui perché la
diciamo, una parte dell'esigenza del cliente veniva risolta, ma con l'ottica di aggiungere passaggi e ripassaggi sul tema, diciamo, dell'improvement della security posture del cliente, abbiamo proposto di fare un altro passaggio, cioè di utilizzare Intune e l'esperienza di deployment appena fatta con Intune per andare a uniformare dove c'è bisogno i client utilizzati, quindi Outlook ed Edge Chromium, e richiederne forzatamente l'utilizzo quando si accede al dato e al servizio aziendale. Perché mi devo disturbare a fare questa attività? Perché Edge Chromium e Outlook sono due managed app e con Intune ne governo i dettagli di configurazione di sicurezza e quindi incomincio a mettere ordine e paletti nel mio ambiente. Aumento la sicurezza e il controllo. Sempre sfruttando il concetto, tornando al concetto di passaggi e ripassaggi, abbiamo anche a questo punto abilitato il SSRS password reset, perché avendo usato la combined registration è lì pronto da essere distribuito e attivato agli utenti, e abbiamo così sollevato l'help desk da questa noia e migliorato un po' la sicurezza di questa procedura. Potevamo fermarci qui, ma in realtà quello che bisogna fare in un ambiente del genere, comunque, non pensare che rimanga tutto perfetto e cristallizzato per sempre, ma controllare i sign-in per capire se ci sono attività anomale. Questo si può fare, diciamo, con il livello di licensing che si avrebbe per fare l'attività in verde e in blu, ho certamente anche dei report in Azure AD che mi consentono di verificare i sign-in, però questo tipo di accesso, questo tipo di controllo, cioè controllare chi ha ceduto, con cosa, con quale protocollo, con quale metodo di MFA, il tempo e l'intelligenza ce lo mette l'uomo, l'operatore IT, quindi abbiamo ovviamente suggerito al cliente di intervenire con l'intelligenza artificiale, non perdere tempo a fare questi controlli, gli fa molto meglio l'intelligenza artificiale, quindi dotarsi di Identity Protection che valuta il livello di rischio e può passare questo livello di rischio basso, medio, alto al Conditional Access, con la quale posso fare delle policy che si basano su questo livello di rischio. E quindi se è basso passa, se è medio chiedo l'MFA, se è alto blocco tutto, spacco tutto, non faccio accedere niente a nessuno. E questo è un altro piccolo passaggio di improvement che si basa su delle cose, delle azioni che ho compiuto prima. Molto probabilmente nel mio ambiente, oltre a Azure AD, perché fino a qua sto lavorando sull'identità di Azure AD, molto probabilmente ho anche Active Directory, come capita nella maggior parte dei casi, e quindi posso applicare, diciamo, delle logiche simili di rilevamento delle minacce, dei comportamenti anomali anche ad Active Directory. Ho nettamente migliorato le condizioni del mio ambiente, ho fatto un percorso che ha elevato la sicurezza della gestione e controllo, la security posture, mettiamola così, del mio ambiente, e riesco a sapere se ci sono delle attività anomale relativamente a dei logon fatti da miei utenti. Non so cosa succede all'interno del logon del mio utente, non entro nel merito della sessione. Posso entrare nel merito della sessione se aggiungo un CASB, che nel caso di Microsoft è il Defender for Cloud Apps, che interviene nel merito della sessione, e anche lui può passare delle informazioni al Conditional Access e permettermi di fare delle policy specifiche e quindi bloccare download, upload di file o bloccare specifiche applicazioni. E faccio un altro passettino per alzare le mie capacità di protezione dell'ambiente. Questi strumenti incomincio ad averne un po', ovviamente Microsoft ci dà una mano e ci offre la sua soluzione XDR, che è 365 Defender, dove vengono correlati e consolidati tutti questi eventi, e da questa dashboard unica posso incominciare anche proattivamente a capire se, per esempio, devo applicare delle security baseline, che oltretutto sono già presenti e pubblicate in Intune, quindi o tutta la baseline o parte della baseline, per andare in maniera proattiva a sistemare delle lacune di configurazione che magari mi vengono evidenziate consultando questi strumenti. A questo punto sono a un livello di licensing probabilmente che mi consente anche di avere il Defender for Endpoint, l'EDR, ultimo ma non ultimo, perché anche lui partecipa a questo schema e questa evoluzione di roadmap, perché anche lui passa ovviamente delle informazioni a Intune e al Conditional Access, in particolare Intune può aprire dei security task a fronte del suo continuous vulnerability assessment, e quindi passare le vulnerabilità da fissare, da sistemare, e quindi posso con Intune applicare le remediation segnalate dal Defender for Endpoint in maniera proattiva, e posso passare, come il concetto del risk based dell'utente, del rischio basato del rischio della domanda dell'utente, anche il rischio del dispositivo, perché il Defender for Endpoint in buona sostanza, detto
In maniera molto semplice, se c'è un'attività anomala sul dispositivo, potrei escludere l'accesso a quel dispositivo. Tutta la parte sinistra è la protezione del mio ambiente, tutta la parte destra è il rilevamento e risposta. Quindi completo anche il ciclo che si dovrebbe cercare di completare quando si affrontano delle attività di sicurezza, protect, detect e respond. Questa roadmap è quella che abbiamo fatto da questo cliente in questo caso reale che è finito poco fa. Poi sono partiranno altri cantieri, altre roadmap, altre attività che riguardano l'estensione della sicurezza. Qui si va sul mondo cloud, Defender for Cloud, piuttosto che data protection, quindi IP che si integra perfettamente col CASB e nelle logiche di questo approccio. E poi una più specifica e mirata, diciamo, configurazione degli elementi del scenario code, corporate and device, quindi MDM, ma segregare bene i due ambienti, paio di dispositivo aziendale. Se siamo d'accordo, il cliente è d'accordo su questo modo di procedere, in sostanza i colori messi in fila danno le attività da svolgere durante la roadmap, è associato il pacchetto minimo di licensing per completare la roadmap, che vedete in sostanza dalla M3653 alle 5 security. Durante l'esecuzione di questa roadmap abbiamo visto succedere delle cose, cioè effettivamente diminuisce l'impegno progettuale perché tendo a sfruttare quello che ho fatto nei passi precedenti per agevolarmi i passi successivi, esplode nettamente, c'è un abisso tra la situazione, la security posture all'inizio e la security posture alla fine di questo percorso. C'è un abisso a fronte di un investimento costante di licensing, che poi sono i piani di licensing di Microsoft a utente mese. In questo caso specifico il cliente ha voluto un elapse abbastanza rilassato e vedete come è calato l'impegno. All'inizio la parte iniziale, quindi con meno esperienza in generale, ha impiegato circa 6 mesi e poi l'impegno è crollato per raggiungere le altre attività nelle altre fasi. Ovviamente si ha un beneficio, questo approccio continuous modernization, questo continuo passaggio e ripassaggio ha un reale beneficio se si è bravi, e noi aiutiamo i clienti in questo, a standardizzare un processo di rollout, sia per una singola funzionalità da sistemare su una macchina Windows, sia da introduzione di un servizio agli utenti, quindi curare il change management e il piano di comunicazione agli utenti. Di solito proponiamo 4 lingue. Quindi il test per verificare che non si spacca niente quando si introduce qualcosa, il pilota con il 10% delle utenze, poi a macchia di leopardo il 30% e via così per tutti gli utenti dell'azienda. Ci sono dei momenti importanti nel processo di rollout che devono essere anche questi standardizzati in qualche modo, e quindi avvisare al desk, non bisogna dimenticarsi che poi al desk potrebbero arrivare chiamate su certe questioni che introduciamo, e il piano di comunicazione agli utenti, e poi volendo la formazione al personale IT o addirittura all'end user. Abbiamo visto che per ottimizzare gli effort progettuali, Microsys di solito lascia, fa il passaggio di consegna al cliente che in autonomia va avanti sul deployment massivo, e questa cosa all'interno di una roadmap come quella che abbiamo visto funziona, perché in realtà Microsys non sparisce ma è presente e sta sviluppando lo step successivo della roadmap, e quindi se c'è qualche esigenza di miglioramento, di modifica o problemi, Microsys è presente e risolve. Quello che avete visto, in sostanza questo schema lo conoscerete ormai tutti, è lo schema, diciamo, tecnico dello Zero Trust. Il percorso che abbiamo fatto con questo cliente ha messo in fila le attività per arrivare a realizzare, per avviare la realizzazione di questo schema. E poi ovviamente l'elenco delle attività, l'ordine delle attività dipende anche dalle priorità che ha il cliente, ma questo è un esempio partendo dall'esigenza del abilito l'MFA, e lo stiamo facendo su diversi clienti e la risposta è positiva. Abbiamo fatto circa 22 roadmap del genere, come avete visto, di sicurezza negli ultimi 2 anni con i clienti. Quindi si chiarisce il percorso, si cerca di fare in maniera ottimizzata per sfruttare il più possibile quello che si è fatto per agevolare e mantenere sempre in vita, come diceva Mocelli prima, l'ambiente, il livello di attenzione, le configurazioni, l'introduzione di servizi nuovi costantemente ogni anno. Io sono andato velocissimo sperando di essere rimasto nei 10 minuti, più o meno ce l'ho fatta. Ok, grazie mille Paolo, bellissimo flowchart, bellissimo approccio alla sicurezza a 360 gradi con protezione, rilevazione e risposta. Grazie mille della tua presenza e della tua presentazione. Grazie a voi. Grazie mille. Chiedo alla regia di mandare il contributo. Sì, voglio solo dire
cosa che fanno i complimenti anche gli utenti online. Grazie Paolo. Grazie, grazie a tutti, davvero. Quindi partiamo con la sessione mia di Carlo, con cui abbiamo voluto, con un titolo un po' provocatorio, porre l'attenzione su il problema dell'autenticazione e della verifica dell'identità. Lascio la parola al mio socio di sessione, mio caro amico Carlo, vai, lascia a te la... Ok, però devi girare le slide, amico mio, se no... L'ho girata, cioè, questa è l'agenda, vado avanti? Sì, ma io... Oh, ok, sì. Sì, vai avanti, tanto non è che... Ok, perfetto. Allora, riprendiamo un attimo ciò che non abbiamo detto prima, perché io credo che sia importante far capire un po' l'evoluzione dei modelli di ransomware, no? Avevo esordito dicendo che oggi questi rappresentano effettivamente il pain di quasi tutte le aziende, ma molto spesso non se ne comprende l'impatto. Si pensa, vabbè, si dice ransomware, si pensano ai malware, eccetera. La verità è che se guardate quest'asse rappresenta effettivamente l'evoluzione del modello di ransomware. Allora, come è cambiato? Che cosa c'è di differente tra, per esempio, il 2013, l'anno in cui venne distribuito CryptoLocker, molti magari se lo ricorderanno, e diciamo i tempi di oggi? È cambiato che fondamentalmente all'epoca si andava a indirizzare il singolo device, oggi si va ad indirizzare l'intera organizzazione. Come dicevo prima, si vanno soprattutto a toccare tutti i servizi professionali, sanità, finanza, automotive, qualsiasi elemento. E diciamo che c'è stato un momento abbastanza storico in cui sostanzialmente le due modalità di attacco sono confluite in quella che oggi è appunto come dire, la definizione poi di ransomware, ed è stato appunto il 2016, nel senso che 2016-2017, insomma, i due anni che hanno visto all'opera prima WannaCry e poi NotPetya. All'epoca che cosa succedeva? Succedeva che venivano sfruttate le tecniche di attacco sui singoli device, ma poi, sfruttando appunto in quel caso il protocollo SMB, questa cosa veniva distribuita in maniera, diciamo, broadcast su tutte le macchine e su tutti i device che erano connessi attraverso share di rete. Oggi si fa ancora di più, nel senso che queste tecniche vengono utilizzate prima di iniettare effettivamente il ransomware definitivo, perché i malware che vengono utilizzati prima sostanzialmente preparano l'ambiente ad ospitare in maniera estremamente cortese e gentile i ransomware che poi devastano fondamentalmente qualsiasi tipo di device, andando a modificare le policy per garantirsi la permanenza, andando a toccare, per esempio a disabilitare quelle che sono le funzionalità di EPP e di EDR, e quindi chiaramente ci si trova di fronte a un modello che è completamente cambiato e che ha alle spalle degli operatori estremamente validi. Messaggio è: non bisogna pagare il riscatto. Capisco che molte volte sia difficile, però non va pagato, perché più si paga, più si alimenta quel mercato, più si permette a coloro che attaccano fondamentalmente di creare ransomware che alla fine sono evidentemente sempre più evoluti. Questa è purtroppo la triste verità. Vai Michele, non so se vuoi aggiungere qualcosa. No, no, confermo assolutamente le tue parole. Non pagare il riscatto, ma cercare di capire cosa è successo. Esatto, qua diciamo riprendiamo un po' quello che ho appena detto, cioè nel senso che gli attaccanti hanno, come dire, cambiato, no, il loro obiettivo, e adesso puntano
come dicevo, ad attaccare un intero sistema enterprise e non più soltanto un singolo elemento. Questo gli permette chiaramente, diciamo, c'è tutta una fase, chiamiamola di staging area, all'interno della quale fanno tutte le analisi della vittima da un punto di vista di network, da un punto di vista di indirizzi IP che eventualmente presentano delle porte che sono scoperte, dei protocolli che sono obsoleti, eccetera, eccetera. Diciamo che purtroppo, e questo è un dato di fatto, chi attacca ha un grande vantaggio, nel senso che ha una superficie da coprire che è decisamente inferiore rispetto a chi si difende, no? Però non è che oggi la tecnologia non c'è per difendersi. Esiste? È sufficiente? No, è un pezzo, e l'altro pezzo è indubbiamente la configurazione dei sistemi, che troppo spesso viene dimenticata. Io nella mia esperienza ho visto realtà in cui non viene mai configurato un sistema Microsoft secondo i dettami di Microsoft, e allora mi viene da dire fate un po' quel che volete, cioè nel senso che, cioè, va bene, ok, usi i prodotti, perfetto, vai sopra un sistema che comunque è mal configurato e quindi delle criticità ce le avrà sempre. Sì, e sottolineo, gran parte degli attacchi ransomware e gli attacchi all'enterprise partono proprio dal furto delle credenziali, da delle credenziali perse in qualche modo, e quindi è importante che noi cominciamo a preoccuparci di questa cosa inizialmente. Sì, e per proteggerla l'ideale ovviamente è creare il modello a tier che ti permette, quanto almeno il tier 0, che ti permette di, come dire, enucleare, no, la componente di autenticazione. Allora, visto che l'hai introdotto, questo è il credential theft, cioè è una tecnica, no, nella quale un attaccante fondamentalmente cattura le credenziali di logon da un computer che ha già compromesso, attenzione. No, a meno che non sia una persona interna, che chiaramente lo fa per dolo, ma se questo non è, voglio dire, se io catturo le credenziali di logon è perché sono già dentro, questa è la verità, no? E quindi poi, vabbè, le credenziali vengono utilizzate, inutile che ve lo dica, no? Per accedere alle risorse e quant'altro. Domanda che sembrerebbe la palissiana: perché è importante? È importante perché fondamentalmente attraverso quella chiave di ingresso poi si accede a qualsiasi tipo di risorsa che è presente nella rete, perché quello è solo il punto d'ingresso, poi c'è tutta la dinamica, diciamo, del privilege escalation o del lateral movement, tra parentesi tutte cose che si possono proteggere, e nemmeno con dei prodotti, mi verrebbe da dire, che questa è la cosa che da un certo punto di vista a volte, no, mi meraviglia. Si tende sempre ad andare a guardare il prodotto come se il prodotto fosse, come dire, la medicina che va bene per ogni male. Certo che ci vuole, ma il prodotto serve non soltanto a bloccare, ma soprattutto a monitorare. Ma la configurazione iniziale e i servizi che i sistemi offrono sono, come dire, la prima linea di difesa, e questo è fondamentale. Vai. Diciamo che la formazione è importante, anche metterla password PIP 1, 2, 3 è un primo passo sbagliato nell'affrontare la protezione dell'identità, ok? Quindi buona cultura si può anche... Tre frasi ad effetto, comunque tre slogan, non lo so, chiamateli come volete, però io sono sempre stato abituato a usare il buon senso, no? E il buon senso ti dice che se tu non conosci il nemico, no, ma conosci solo te stesso, sì, magari, cioè, come dire, per ogni vittoria che fai in realtà hai delle perdite. Se non conosci né te stesso né il nemico, cioè, non stiamo neanche a discutere. Invece se li conosci entrambi e quindi conosci anche i tuoi limiti, sei pronto chiaramente a non avere paura, no, di quello che devi affrontare. Molto spesso, giusto per traslare questa cosa nella realtà, le aziende non conoscono se stesse, o a volte non vogliono conoscersi. Conoscersi dal punto di vista ovviamente della security, quindi fare comunque un assessment che non è il vulnerability test, o non è solo il vulnerability test, ma è dire, oh, ma io, cioè, perché poi ne parliamo, e diciamolo subito, va, ma io l'Active Directory l'ho configurato come Dio comanda, oppure, diciamo così, ma sì, dai, vabbè, next, no, setup, next, fine, ecco. Questo direi che non è il caso di farlo.
È più facile fare lo struzzo o mettere la polvere sotto il tappeto, no? Esattamente, esattamente. Allora, quindi abbiamo cominciato a introdurre il concetto di identità. Abbiamo praticamente, vi è stato detto in qualche misura, che l'identità è il nuovo perimetro di security sotto attacco. Vi dico anche che il vero perimetro di sicurezza, da un punto di vista logico, è la foresta. Cioè la foresta, perché parlo di Active Directory? Perché voglio fare il diverso, nel senso che tutti parlano di cloud, bene, io parlo di Active Directory, perché se io prendo 9 aziende su 10, queste 9 aziende hanno tutte l'identità on-prem, e se hanno l'identità on-prem hanno Active Directory, e quindi identità in questo caso, diciamo così, possiamo usare questo sillogismo, coincide con la foresta. La foresta è il perimetro di sicurezza all'interno del quale dovete muovervi e all'interno del quale purtroppo, quando subite un attacco, si muove anche quello che è l'ospite, come dire, indesiderato, no? E quindi tende ovviamente a rubare i dati, a modificare i documenti, a modificare le policy, come dicevo prima, per garantirsi la persistenza. Vai. Questo è una delle... Beh, clicca, tanto lo mandiamo avanti, è una delle modalità di mitigazione. Probabilmente l'avrete visto, io non lo so, però è indubbiamente una cosa che dal mio punto di vista suggerisco di fare, cioè il modello attire, quindi dividere sostanzialmente quello che è il mondo dell'autenticazione da quello che è il mondo applicativo, dei server e dei device. È perché questo mi permette di creare un partizionamento tale per cui, cioè, vabbè, almeno se non volete fare gli altri due, fate il tier 0, difendo a spada tratta la mia identità, difendo a spada tratta l'identità amministrativa e tutto ciò, e in questo modo evito che venga sviluppato quello che è il concetto di privilege escalation. Osservazione, ve la dico io prima che me la facciate voi, è vabbè, ma questa roba è invasiva. Sì, va bene, invasivo, ok, perfetto. Poi quando avete dentro l'attaccante, comunque si tratta di fare un compromise recovery, chissà come mai lo fate. Allora forse conviene farlo prima. Costa fatica, sì, ma costa più fatica rifare un ambiente che non, diciamo così, fare un discorso appunto di configurazione di questo genere. Direi che è ancora più invasivo dopo farlo. Assolutamente, in modo preventivo. Direi di sì. Quanto copre poi più o meno, no? Un'attività anche di revisione, quindi protezione di atti direttori e dei privilegi amministrativi è un percorso che si sviluppa sostanzialmente più o meno in 6 fasi, che nella sua accezione massima poi possono coprire un intervallo temporale che va dalle 2-4 settimane ai 6 mesi, proprio per concludere tutto il ciclo, e all'interno di questo percorso, come potete vedere, quello che va fatto è sostanzialmente una serie di passi che riguardano in primo luogo la ridefinizione dei ruoli e utilizzare il modello di delega. Cioè il super fenomeno che gestisce l'intero ambiente, dal mio punto di vista, non ci deve essere. Ci devono essere una serie di ruoli, ognuno dei quali ha dei privilegi inferiori e che lavorano in delega, che sono condizione necessaria e sufficiente ad evitare di esporre oltremodo i privilegi amministrativi. Poi c'è un discorso di protezione, ovviamente dell'autenticazione dell'identità, è stato detto anche prima, no? Con la multifactor authentication, ma non solo la multifactor authentication. Diciamo che ovviamente questa protezione dipende anche dalla capacità, diciamo così, di eliminare protocolli legacy che eventualmente impedirebbero l'utilizzo. In questo caso la tematica, per esempio, dell'integrazione col mondo cloud e di Azure Active Directory può essere estremamente utile, tu sei, Michele, maestro in questo. E poi, vabbè, se proprio vogliamo dirla tutta, magari in ambienti estremamente complessi, eccetera, dove i numeri sono molto alti, quello che io farei è sicuramente un modello amministrativo basato su quello che una volta si chiamava ESAE, ma che in realtà è una foresta separata che sostanzialmente da cui amministrare tutto quanto, e quindi praticamente contenente soltanto coloro che hanno determinati ruoli. Vabbè, il resto poi ve lo lascio. E qui quello che dicevo prima, chiaramente un'evoluzione temporale che vi porta fino a un massimo di 6 mesi. Andiamo avanti e introduciamo questo fantastico concetto. Allora, lo sapevate
che Windows, scusate, l'autenticazione di Windows è basata e costruita sul concetto di single sign-on? Forse sì, forse no, sta di fatto che nel momento in cui voi vi autenticate ricevete un ticket che è quello che vi permette sostanzialmente, il Green Pass diciamo, che è quello che vi permette di poter accedere a tutte quelle risorse per cui siete autorizzati. Quindi non avete bisogno di fare ulteriori passaggi da un punto di vista di credenziali. È ovvio che in un contesto del genere le credenziali devono essere memorizzate da qualche parte e soprattutto ci deve essere un modo per ottenerle queste credenziali, no? In ingresso e in uscita. Vai. E quindi questo meccanismo sostanzialmente di single sign-on porta logicamente da un lato dei benefici evidenti, perché non è che tutte le volte devo inserire no, le mie credenziali, e dall'altro logicamente aumenta un rischio che in passato, diciamo il primo, il pass di hash, era estremamente pesante e presente quando all'epoca c'era Windows 7. Io dico all'epoca, anche se poi Windows 7 purtroppo è presente ancora pesantemente in tante realtà. In ogni caso questo problema poteva essere mitigato, poi tra l'altro c'è una demo, no Michele, quindi poi sarai tu. E quindi chiaramente le credenziali, dicevo, non essere memorizzate o cacheate per permettere al sistema operativo poi di sviluppare insomma quelle azioni no, a valle delle quali il sistema sia utilizzabile e le persone possono accedere ai servizi. Ok, vado io. Ti lascio la parola. Grazie mille Carlo, giustamente. Hai detto che l'Active Directory è il primo elemento che devo iniziare a proteggere in qualsiasi infrastruttura, che sia solamente on-prem o che sia ibrida, perché la ibrida comunque sull'autenticazione per gran parte o per la totalità dell'autenticazione si basa su Active Directory, quindi dobbiamo imparare a proteggerlo bene partendo dall'autenticazione, ricordandoci che l'autenticazione o il protocollo di autenticazione all'interno di Windows sono due in particolare, uno particolarmente legacy che è l'NTLM e l'altro che invece è il Kerberos, che invece diciamo è il protocollo più moderno all'interno del mondo on-prem per l'autenticazione dei nostri utenti. Però diciamo questi protocolli possono subire degli attacchi per i quali i sistemi operativi che noi già adottiamo da parecchio tempo, quindi Windows 10 e anche Windows 11 appena rilasciato da Microsoft, contengono delle funzionalità che possono permettermi di aumentare la protezione di questi segreti, quindi delle credenziali degli utenti. Giusto per fare un piccolo recap, anche per capire poi le demo che abbiamo preparato, rivediamo semplicemente com'è il concetto di autenticazione in Kerberos, cioè cosa avviene quando noi ci autentichiamo la mattina andando a fare logon su un device Windows 10 o Windows 11. Semplicemente che il nostro device client va a interagire con il domain controller, che in questo caso fa da Kerberos domain controller, e richiede l'emissione di un ticket che solitamente prende il nome di ticket granting ticket, e tramite questa tipologia di messaggio fa la richiesta di questo ticket. Il ticket ovviamente dopo previa autenticazione dell'utente che ha fatto la richiesta, e l'autenticazione qua non la fa mandando la password in chiaro, ma la fa mandando un hash della password che è conosciuto, o meglio è conosciuto sì dal domain controller, e viene calcolato dal client quando deve essere inviato al domain controller per l'autenticazione. Poi successivamente il client avrà bisogno di accedere a risorse all'interno della rete, quindi avrà bisogno di accedere a quello che sta alla sua sinistra, ovvero un server, e quindi utilizzando il ticket granting ticket chiederà che cosa? Un ticket granting service, quindi è un ticket che richiede l'autorizzazione a poter accedere a una risorsa diversa, in questo caso un server. E quando il client avrà questo ticket granting service, potrà accedere ovviamente con le autorizzazioni necessarie al server che vuole accedere. Però ricordo, qui la password non viaggia mai in chiaro, ma viene usato l'hash della password, e questo hash della password da qualche parte, proprio per poter implementare il concetto di single sign-on che diceva Carlo prima, deve essere da qualche parte depositato. Quindi diciamo che questo, giusto per farci capire, è quello che
che fa il protocollo Kerberos con l'NT hash dell'utente, quindi con la sua password che viene ovviamente trasformata in NT hash e genera un timestamp che serve poi per effettuare le operazioni precedenti. Adesso non sto qua a dettagliarvele ovviamente, ma questi sono i passi importanti. Ci soffermiamo, amici, dove? In particolare sul punto 9, che poi è la parte più importante dove poi viene implementato il single sign-on, è il fatto che il ticket grandi ticket viene importato all'interno della memoria di un processo in particolare che è l'LSASS process, e quindi nella sua parte di memoria dedicata al processo vengono memorizzati questi hash. Quindi il Kerberos è sicuramente un protocollo che basa tutta la sua attività su dei ticket, e in particolare usa due ticket, e per fare questa operazione utilizza tre chiavi diverse. In particolare in una chiave, ok, quindi in quella che è la long term secret key, entra in gioco un account particolarmente importante che è l'account KRBTGT, che è proprio l'utente con cui vengono generati i ticket, che sono, diciamo, è uno degli utenti built in all'interno di Windows, è uno di quegli utenti che molto spesso noi ce lo dimentichiamo che sia presente all'interno della nostra Active Directory, ma non se lo dimentica chi ci vuole in qualche modo attaccare, chi vuole violare la sicurezza della nostra infrastruttura. E quindi è un account che, come gli altri account, ha necessità di subire una manutenzione, perché ovviamente anche lui, se non è conosciuta, ha una password che viene gestita. La password gli viene impostata inizialmente al momento della creazione del dominio o della foresta, per essere più corretti, e poi non viene più cambiata a meno che non vado a fare delle attività di manutenzione che fanno in modo che magari ogni anno, ogni sei mesi, io possa cambiare tramite gli script che trovate sui portali Microsoft per cambiare questa password. Ed è fondamentale, diciamo, cambiare frequentemente questo account, e soprattutto, siccome Carlo parlava ovviamente di possibilità di essere violati e quindi avere un ransomware che mi in qualche modo va ad attaccare la mia infrastruttura, una delle attività che deve essere fatta, diciamo, solitamente post breach è quella di andare a modificare un paio di volte di seguito nel giro di 24 ore le credenziali di questo utente. Ovviamente, quindi, all'interno del nostro computer c'è che cosa? C'è l'NT hash, quindi non c'è altro che un derivato della password, e quindi se qualcuno riesce a venire in possesso di questo NT hash è come se avesse ovviamente la password a disposizione per fare le proprie attività. Stesso discorso, se qualcuno riesce ad accedere alla memoria LSS, ok, la memoria LSS è la memoria dove vengono cacheate le credenziali in formato NT hash degli utenti che hanno fatto logon su un device o in modo interattivo o in modo remoto, e quindi qualcuno potrebbe, con metodi leciti o meno, cercare di accedere alla memoria cache di questo processo per scaricarsi le credenziali. Il processo LSS è un processo che è marcato come critico, è inizializzato dal processo WinInit, che è uno dei primi processi che avviano il sistema, gira con l'utente system e ovviamente è colui che è responsabile sia di applicare le policy locali, sia di fare autenticazione, sia di inviare gli eventi di sicurezza all'interno dell'event log, ed è implementato tramite una DLL che si chiama lss.srb. Chi vuole attaccarci ha, diciamo, un insieme di strumenti molto semplici da utilizzare per poter recuperare dalla memoria queste informazioni. Quindi, se durante un'attività di browsing o di lettura mail un utente inciampa all'interno di un phishing attack, potrebbero le sue credenziali essere compromesse. L'utente malevolo cerca di, prima di tutto, trovare delle vulnerabilità nel sistema operativo o negli applicativi che sono in esecuzione su quel device, quindi è per quello che è importante, come dicevo nella presentazione di Ignite, avere le informazioni sulle vulnerabilità, perché io mi devo proteggere
da vulnerabilità dei sistemi operativi, degli applicativi che possono dare in qualche modo accesso amministrativo a un utente malevolo, perché una volta che ha questi accessi può tranquillamente farsi il dump delle credenziali e a questo punto col dump delle credenziali può cominciare a fare lateral movement e privilege escalation e quindi passare da un PC a un altro aumentando i propri privilegi. Quindi il problema è che ragazzi il fare questa attività non è poi così complicata, nel senso che una volta che io sono admin di un PC posso usare dei tool che sono gratuiti, che in modo molto semplice possono permettermi di fare il dump delle credenziali e usarle. Scusami Michele, volevo dire perché secondo me è importante. Allora, troppo spesso quando capitano gli attacchi, tendenzialmente quello che succede è che le azioni che vengono sviluppate, diciamo, da parte non nostra, no, ma anche del personale IT, eccetera, è quello di dire, vabbè, resetto le password, no, resetto il ticket Kerberos e io ho finito. Non è così, non è assolutamente così, nel senso che, allora, come avete potuto sentire, diciamo, è chiaro che quando c'è un attacco di quel tipo che comunque va a compromettere il directory, la compromissione non è soltanto legata a quei due aspetti, la compromissione è legata a tutto, in particolare al servizio di autenticazione, quindi l'attaccante può aver lasciato tracce di ogni tipo e può essersi fatto anche una copia, diciamo così, appunto anche del ticket Kerberos, o comunque può avervi rubato il ticket Kerberos. Quindi sì, il ticket Kerberos va resettato due volte secondo policy e secondo best practices, ma non basta, perché bisogna andare ad eliminare qualsiasi tipo di traccia o eventuale, non so come dire, flag, eventuale bandierina che l'attaccante ha messo all'interno delle macchine, perché l'evidenza è una macchina è violata, te ne accorgi perché magari non parte più, te la criptate, eccetera, eccetera. Ma quante macchine non sono in questo stato, ma presentano delle anomalie su processi che si comportano in maniera diversa? Nessuno può rispondere, va fatta un'analisi corretta di tutto quel mondo, quindi a livello AD e a livello ancora più profondo, quindi a livello di log e di registri delle macchine, per poter dire ok, adesso vado a estromettere dalla rete tutto ciò che oggettivamente è stato oggetto di compromissione. Scusa, ma No, benissimo. Benissimo, anzi, allora io ti proporrei di, allora siccome il tempo è sempre tiranno, lo sappiamo benissimo. Vabbè, però è colpa di Fabiani, cioè adesso io... È colpa di Fabiani che ci ha dato solo mezz'ora, giustamente. Chiaro. Ma noi siamo abituati a giocare 45 minuti a testa, non è che... Noi facciamo il derby solitamente, quindi abbiamo bisogno di più tempo per portare le nostre... Dobbiamo farla diventare un'intera giornata, lo sappiamo. Bravo, sì, ma solo per noi però. Solo per voi. Solo per direi, faccio vedere, allora, le demo solitamente le facciamo dal vivo, ma visto che avevamo mezz'ora, questa volta le abbiamo registrate. Non vi faccio vedere la demo del Pass the Hash, perché magari l'avete già vista altre volte, la potete poi rivedere in qualche altro ambito, ma vi faccio vedere invece come funziona il Pass the Ticket. Quindi qui ho un mio ambiente dove ho dei domain controller, dei PC, vi faccio vedere che mi collego su un domain controller dove ci sono degli utenti già predefiniti. Questi utenti sono un utente vittima che non ha assolutamente alcun diritto amministrativo perché è un domain users. C'è un utente helpdesk che dovrebbe essere colui che gestisce appunto helpdesk del domain admin, anche se è un po' elevato, ma l'ho fatto appositamente. Poi c'è un utente MS che addirittura è enterprise e schema admin. Come avviene l'attacco? Ovviamente l'utente benevolo, povera vittima, si logga sul PC, in qualche modo ha perso le credenziali, ha perso, diciamo, la sicurezza della sua identità. L'utente malevolo è riuscito a trovare anche un escamotage per innalzare i propri diritti amministrativi. Qui però vi faccio vedere che anche con i diritti non amministrativi, quindi l'utente senza E, l'utente per default può fare il browsing di Active Directory, quindi può vedere quali utenti ci sono, può vedere quali utenti appartengono al gruppo domain admin e quindi capire che c'è l'utente helpdesk o HD user e MS che sono importanti.
può capire quali sono i domain controller che compongono il mio dominio, e ovviamente la prima cosa che fa prova a vedere se riesce ad accedere a uno di questi domain controller. Ok, e ovviamente essendo utente standard sì, posso fare il browsing ma non accedere. Se va a vedere però, se non mi ricordo male, quali sono i ticket presenti, vede che vede i ticket solo dell'utente vittima, cioè quei ticket, 20 ticket o ticket grandi service che gli ha rilasciato Kerberos. Se però può ovviamente innalzare i propri diritti ad amministratore, allora può cominciare a, tramite il Mimikatz, uno dei tool gratuiti che potete trovare online, a fare il dump delle credenziali. Qua riprova e scopre che anche qui non riesce, anche con i diritti amministrativi, a accedere a C$, e allora dice ok, allora vado ad accedere a che cosa? A Mimikatz per poter fare l'autenticazione. Ah, qui faccio un altro K-list per far vedere che in questo, essendo admin, non vedo nessun ticket cacheato. Ok, mi porto nell'area Mimikatz, ok, lancio il Mimikatz. Qua ovviamente prima il Mimikatz richiede un innalzamento dei privilegi per l'uso del tool, che si fa con privilegi :: debug, e a questo punto il tool è in grado di scaricare dalla memoria LSS tutti i ticket che sono presenti nella cache di questo processo, ok? E quindi bam, li elenca e li vedo tutti tranquillamente. Ma mi servono, quindi li voglio salvare da qualche parte. Li salvo nella stessa directory, quindi faccio uno slash export, li salvo, ovviamente me li dà ancora visibili, ma se vado a vedere nella cartella dove ho il Mimikatz, mi ritrovo tutti i ticket, ok, scaricati, ok? E mi interessa, guarda, trovo quello dell'MS, cavolo, quello dell'MS era il più importante, era l'Enterprise Admin. Quindi prendo il suo ticket e, sfruttando sempre il Mimikatz, gli chiedo di usare quel ticket per aprire una altra sessione con quel tool. Quindi faccio il pass the ticket, ok? Mi dice ok, perfettamente, esco, e se adesso provo a fare che cosa? Un K-list, vedo che ho che cosa? Il ticket dell'utente MS. E guarda caso, adesso facendo un dir verso il mio domain controller, probabilmente riuscirò ad accedere perché ho impersonato l'utente MS, quindi ho accesso a tutte i suoi poteri. Sì. Come posso proteggermi? Con la Virtual Based Security, requisito opzionale Windows 10, obbligatorio Windows 11, che fa in modo che vado a proteggere che cosa? Il processo LSS, e proteggo, cifrandola, l'area di memoria che contiene i segreti, quindi gli hash delle password. Cosa vuol dire? Che dobbiamo abilitare Credential Guard, che, come diceva Carlo, non devo spendere, ce l'ho già nel sistema operativo, ok? È una funzionalità, devo spendere tempo a configurarlo. Carlo, ti lascio. Ne approfitto per ribadisco ancora una volta. Allora, se, torno un attimo indietro, scusa, su, non so se ce l'hai ancora la finestra, quella con i ticket. Vabbè, insomma, comunque quella della demo. Vabbè, fa niente. Ok, fa niente. Allora, qui, cioè, allora, se andate a fare l'excursus di quello che ha detto Michele, sostanzialmente, perché succede questa cosa? Primo, perché non c'è una configurazione corretta dal punto di vista del tier. Secondo, perché non c'è una configurazione corretta dal punto di vista del sistema. Vi ricordo che per utilizzare Mimikatz in un sistema moderno, parliamo, quindi Windows 10, Windows 11, lo può usare soltanto uno che è amministratore della macchina. Mimikatz non lo può usare una persona qualsiasi, e se è abilitato Credential Guard inibisce l'utilizzo del Mimikatz, tra parentesi, ok? Quindi il discorso è che è sempre legato a non essere, come dire, superficiali, o comunque a essere molto più attenti nelle configurazioni dei sistemi. Se ci avete fatto caso, noi non stiamo parlando di prodotti, stiamo semplicemente parlando di come funzionano i sistemi e di cosa posso fare a livello sistema per configurare la cosa in maniera corretta. Questo è il discorso. E di conseguenza,
voglio dire, è un'operazione, secondo me, assolutamente fattibile. E qui non entrano in gioco, attenzione, i discorsi, ma io non posso aggiornare la piattaforma, non posso fare questo, perché laddove non la posso aggiornare cerco di isolarla, ma laddove è aggiornabile e l'ho aggiornata, devo configurare il directory da best practice. Non so se ti ritrovi, Michele, però. Sì, assolutamente sì. Così. Assolutamente. Okay, andiamo alle conclusioni? Sì, arriviamo alle conclusioni velocemente. Vabbè, allora, queste quattro aree sono, come dire, quattro elementi di abuso, no? Allora, che cosa comporta l'implementazione del malware? Cosa va a toccare? Lo vedete lì. Cos'è l'abuso di un account? Che cosa mi va a toccare l'abuso di un account? Ovviamente account non autorizzati, ma anche credenziali rubate, ma anche password, diciamo così, che vengono ovviamente rubate, che sono basate, voglio dire, magari su uno storico che non è stato configurato in maniera corretta. Poi, voglio dire, se la password la rimuoviamo del tutto, siamo tutti felici e contenti, no? Perché il concetto è andare verso la direzione di un mondo senza password oppure credenziali PKI. La parte dell'abuso dei sistemi e delle configurazioni va a toccare queste aree e infine, ovviamente, file infetti, parassitari o comunque share e profili di utente logicamente impattano quelle aree. È chiaro che la compromissione di un directory significa la compromissione dell'intero ambiente, sono tutte cose che comportano la persistenza. Per un attaccante stare dentro il più possibile è fondamentale. Se voi innalzate le difese, avete una grande percentuale di probabilità che l'attaccante se ne vada, perché il modus operandi è vado, provo, verifico, se è facile entro, se no cambio vittima. Vai. No, questa l'ultima invece è quella. Ah, ok, questa sì. Sì, vabbè, questi sono i consigli, cioè l'abbiamo detto insomma durante la sessione, no? Devo assumere una postura, chiamiamo così, di breach, nel senso che devo sempre pensare di essere sotto attacco, non devo fare il figo di Hollywood, non sono un fenomeno, sono una persona normale che cerca di proteggere il mio ambiente, ma soprattutto che vigila, perché il concetto è che gli attacchi arrivano oppure sono già arrivati. Ridurre la superficie di attacco, ovviamente, soprattutto per quanto concerne gli accessi privilegiati. Il discorso è che devo ridurre appunto le credenziali amministrative, devo ridurre il numero di persone che ha privilegi amministrativi, lo posso fare. Oggi la tecnologia mi permette per esempio di amministrare just in time, just enough, con finestre temporali ben precise, con account ben precise, e se poi lo faccio attraverso Bastion Forest o comunque foreste dedicate, molto meglio. Vai. Sì, concludiamo, Carlo, concludiamo con questa slide. Okay. Che dice che all'interno di Windows 10 ci sono un insieme di strumenti già built-in o funzionalità per proteggere il nostro ambiente che pochi utilizzano. Poi c'è una domanda, c'è una, diciamo, una sottolineatura dal pubblico, okay, che parla dei gruppi, del gruppo built-in protected user per non cacciare le credenziali. Assolutamente sì. Noi abbiamo voluto evidenziare il problema. Poi sicuramente il Credential Guard è uno strumento per proteggere queste credenziali, il Protected User, che giustamente in pochi conoscono, come sta sottolineando il nostro amico dall'altra parte del video, nel monitor, che pochi conoscono, ma sicuramente è un altro ottimo motivo. Avevamo lasciato, cioè avevamo ieri messo due slide che riguardavano la protezione degli account, poi le abbiamo tolte per ragioni di tempo, no? Esatto, infatti abbiamo avuto più segnali sul problema, la soluzione Credential Guard è una soluzione, ma ce ne sono tante, tante altre. Esatto. Va bene, direi che... E l'ultima slide, che è quella più... No, non c'è più, l'hai tolta? Era quella... Quella delle due bottiglie. Allora, la vado a riprendere subito, e qua guarda. No, quella lì, cioè, penso che meriti, perché... Due bottiglie, questa. Qua. Devi mandarla in presentazione, però. Esatto, cioè nel senso che è autoparlante, direi, no? Cioè security budget prima di un data breach e security budget dopo un data breach. Penso che basti questa per dire che cosa devo fare. Esatto. Va bene, Carlo, grazie mille grazie a tutti. Della compagnia in questa sessione, sempre della collaborazione. Grazie a voi.
Fabrizio, l'anno prossimo mi raccomando, un giorno intero. Sì, grazie Carlo, come sempre. Tu tieniti libero perché la prossima volta avrai un impegno più grande. Vabbè. Esatto. Perfetto, grazie mille alla regia per il contributo. Do la parola ai miei amici Riccardo e Marco per una sessione che riguarda Azure ID Identity Protection, quindi che mostra come rilevare e rispondere ad attacchi all'identità. A voi Riccardo e Marco. Ciao Michele, grazie e grazie a tutti, benvenuti, grazie di essere qui per questa sessione. Di cosa parleremo oggi? Parleremo di cose che sono già state accennate nel corso del pomeriggio, quindi protezione dell'identità, in particolare Azure ID Identity Protection. Parleremo del concetto di rischio, che cos'è il rischio in Azure Active Directory, parleremo anche del concetto di segnali, che cosa sono, vedremo come sono legati segnali e rischio e vedremo come mettere insieme tutto questo per impostare delle strategie di automazione in fase di detect e respond in caso di eventi anomali a livello di sicurezza. Mi presento, sono Riccardo Corna, lavoro come Senior System Engineer per Microsys, insieme a me oggi Marco Moioli, Partner Cloud Solution Architect di Microsoft. Buongiorno a tutti. Scusami Marco. Dunque, allora, com'è strutturata la sessione? Vedremo i primi concetti a livello un pochettino più teorico, quindi come dicevo prima introdurremo il concetto di rischio, di segnale, identity protection, eccetera, eccetera. Dopodiché, insieme a Marco, metteremo tutto quanto insieme e vedremo appunto come mettere a terra tutti questi elementi per impostare degli automatismi che ci possono aiutare in fase di detect e respond. Allora, prima di tutto fatemi fare ancora un piccolo accenno a Zero Trust Security. So che durante la mattinata, nella prima parte di pomeriggio, probabilmente se ne è già parlato tanto. Perché però mi preme fare questo accenno? Perché tutto quello che vedremo nei prossimi minuti, quindi l'identity protection, il rischio, i segnali, eccetera, eccetera, a mio modo di vedere non può essere considerato in maniera separata e disgiunta da quello che invece è un approccio complessivo. Ecco, quando parlo di approccio complessivo parlo proprio di questo. Non so se vedete il puntatore del mio mouse, ma diciamo dove va ad inserirsi l'identity protection, la protezione dell'identità, eccetera, eccetera. Va a finire dove c'è scritto, vedete, user session risk. Quindi, nonostante sia una delle parti più importanti, in realtà se paragonato a tutto l'approccio complessivo, in realtà è solo una parte dell'intero. Cosa vuol dire Zero Trust Security? Probabilmente l'avete già sentito, faccio proprio un brevissimo accenno. Quindi una volta il perimetro di sicurezza principale era la rete. Ciò che era dentro era fidato, ciò che era fuori non era fidato. Questo valeva però chiaramente quando tutti i dati, i workload, le applicazioni eccetera eccetera erano all'interno del data center in un'infrastruttura on-prem. Il cloud ha sicuramente scompaginato questo approccio e quindi il vecchio perimetro non può più funzionare. Perché? Perché il cloud ha scompaginato tutto quanto e quindi i dati sono in cloud, le applicazioni sono in cloud in un approccio che è un hybrid cloud, quindi con degli elementi on-prem e degli elementi in cloud. Che tipo di elemento quindi si può aggiungere a questo, all'equazione della sicurezza? Tante cose, noi oggi ci focalizziamo sulla parte di identità e di sicurezza, sicurezza dell'identità e sicurezza delle autenticazioni. Dove si inserisce tutto questo? L'abbiamo visto poco fa, quindi una parte dell'intero. L'identità quindi è un elemento fondamentale e la sicurezza dell'identità e delle autenticazioni è in qualche modo misurabile grazie ai cosiddetti segnali, che è il primo concetto che vedremo tra poco. Quindi che cosa sono i segnali? Vedremo che cos'è il rischio, vedremo come si legano rischio e segnali, vedremo da cosa è generato il rischio e vedremo in che modo Azure Active Directory è in grado di rilevare il rischio. Tutta questa soluzione è l'Identity Protection. Cominciamo. Allora, che cos'è un segnale? In Azure AD un segnale si definisce una proprietà o una condizione particolare che un utente, un'autenticazione hanno. Facciamo alcuni esempi concreti. Un segnale potrebbe essere, per esempio, l'indirizzo IP di un utente, la geolocalizzazione dell'IP dell'utente, può essere, per esempio, anche l'applicazione a cui stai tentando di accedere,
il sistema operativo che sta usando sul suo device, quindi Windows, Linux, macOS e non dimentichiamo anche la parte mobile, iOS e Android. Può essere anche che tipo di client sta usando per fare l'autenticazione ai servizi 365. È un browser, un'applicazione che supporta la modern authentication o una legacy authentication. Un altro segnale, per esempio, a quali gruppi di Azure AD appartiene. Cioè, come vedete, ci sono veramente tanti elementi che Azure AD è in grado di rilevare all'atto dell'autenticazione e tutti questi vengono definiti segnali. Andiamo avanti, adesso aggiungiamo un pezzettino a questi concetti. Vediamo che cos'è il rischio. Allora, secondo una definizione generale, il rischio è la potenzialità che un'azione porti a una perdita o a un evento indesiderabile. Se prendiamo questo concetto generale e lo caliamo su Azure AD, diciamo così, il concetto di rischio diventa la probabilità secondo cui alcune attività degli utenti risultano sospette e che possono potenzialmente portare un danno alla directory e aggiungerei non solo, perché insomma directory, tenant, applicazioni, workload, insomma e via in un'escalation insomma che può essere molto molto pericolosa. Perfetto, abbiamo introdotto il concetto di segnale, abbiamo introdotto il concetto di rischio, vediamo adesso come si legano insieme. In realtà la relazione diciamo tra i due è molto più semplice di quello che si pensi, perché semplicemente il rischio è un segnale. Scusatemi, ho fatto un colpo di mouse di troppo, perdonatemi. Il rischio è un segnale, quindi è un segnale sicuramente composto, quindi che è composto anche dagli altri segnali che abbiamo visto prima, ma è pur sempre un segnale. E quindi questo cosa significa? Significa che possiamo utilizzarlo esattamente come gli altri segnali all'interno di automatismi avanzati di sicurezza che rilevano le condizioni di sicurezza appunto dell'utente e dell'autenticazione e anche di altri flussi. Tutto questo lo vedremo tra pochissimo nelle prossime slide con me e poi lo vedremo inserito all'interno di vari meccanismi di automazione insieme a Marco. Il passaggio logico quindi che compone, diciamo il filo logico che serve per capire la soluzione Azure AD Identity Protection qual è? Ci sono i segnali, che sono tutti quegli elementi che abbiamo visto prima, che analizzati dall'intelligenza del cloud Microsoft restituiscono una valutazione di rischio bassa, media, alta. Questa valutazione di rischio bassa, media, alta può essere fatta per un utente o per un'autenticazione. Tutto questo è l'identity protection. Cominciamo ad andare un pochettino più nel dettaglio del concetto di rischio, di che tipo è, come viene calcolato, da cosa è generato, eccetera, eccetera. Cominciamo con la prima distinzione logica. Il rischio può essere calcolato sostanzialmente in tempo reale dal motore di autenticazione di Azure AD, con delle valutazioni di rischio, quindi basso, medio, alto, quello che dicevo poco fa, che sono disponibili a portale nel giro di 5-10 minuti. Quindi ci sono alcune tipologie di rischio che possono essere calcolate in tempo reale. Per quanto riguarda invece altre tipologie di rischio, il calcolo invece non è proprio un rilevamento in tempo reale, ma è un calcolo basato sugli altri segnali. Questo calcolo viene effettuato in background, diciamo così, dall'intelligenza del cloud di Microsoft e le valutazioni di rischio basso, medio, alto sono disponibili nel giro di qualche ora. Facciamo un'ulteriore distinzione logica tra le tipologie di rischio. Ci sono sostanzialmente due tipologie. User risk, quindi una valutazione di rischio applicata all'utente come entità, e il signing risk, quindi una valutazione del rischio applicata all'autenticazione, quindi all'atto dell'autenticazione. Ognuna di queste due tipologie ha alcuni eventi potenziali di rischio che possono essere rilevati o calcolati, come dicevamo prima, quindi tempo reale, oppure no. Andiamo a vederli un po' nel dettaglio. Quindi allora, il tempo è tiranno, quindi cercherò di raccontarvi quelli un po' più interessanti perché gli eventi potenziali di rischio sono veramente tanti, però insomma cerco di raccontarvi quelli più interessanti. Allora, cominciamo dalla parte dell'utente. Di user risk, rischio applicato all'utente come entità.
Il primo, e secondo me probabilmente uno dei più importanti e interessanti, è quello legato alle credenziali compromesse. Quindi Microsoft acquisisce dal dark web e da altre fonti delle password compromesse, degli elenchi di password compromesse, e li mette a confronto costantemente, diciamo, dietro alcune condizioni e configurazioni che vengono fatte, le mette a confronto con le credenziali dell'utente. Se viene rilevato un match tra l'attuale password e una di quelle compromesse, viene calcolato un livello di rischio alto per l'utenza. Un altro elemento di rischio che possiamo applicare all'utente è quello dell'attività utente inusuale. Quindi, in base alle proprietà dell'utente, quelle che dicevamo prima, quindi indirizzo IP, sistema operativo, eccetera, eccetera, viene calcolata una sorta di storico e viene calcolata anche una sorta di analisi comportamentale, chiamiamola così. Se viene rilevato qualcosa di insolito nelle proprietà e nelle attività dell'utente, anche qui si può alzare il livello di rischio sull'utente. E per quanto riguarda l'utente, principalmente sono, diciamo, sono queste due tipologie di rischio su cui si può ragionare. Andiamo a ragionare ora sulle tipologie di rischio dell'autenticazione. Queste sono molte di più, quindi, come vi dicevo prima, cercherò di raccontarvi quelle più interessanti. Cominciamo, quindi, un potenziale evento di rischio su un'autenticazione è dato da un indirizzo IP anonimo, per esempio. Quindi se l'autenticazione proviene da una rete Tor, una VPN anonimizzante, eccetera, eccetera. Viaggio atipico, anche questo è molto interessante, quindi vengono identificate due autenticazioni dell'utente da luoghi diversi e vengono considerati i tempi tra i due login e un'eventuale distanza tra i due luoghi. Questo è molto interessante perché si collega a un'altra tipologia di rischio, che è quella del viaggio impossibile, che vedremo tra pochissimo, però diciamo il concetto è molto molto simile. Altro elemento di rischio, un indirizzo IP legato a malware noti, quindi quando un'autenticazione per esempio viene fatta da un indirizzo IP origine che è noto essere legato a delle attività di malware, anche qui si può innalzare il livello di rischio dell'autenticazione. Andiamo avanti, come vedete ce ne sono tanti. Proprietà di autenticazioni insolite, quindi vengono prese in considerazione alcune proprietà di autenticazione tipiche dell'utente, e se viene effettuata un'autenticazione con proprietà diverse dal solito, anche qui viene alzato il livello di rischio. Qui, per esempio, anche grazie all'intervento degli amministratori, è possibile in Identity Protection classificare l'utente come compromesso. Se viene quindi rilevata un'autenticazione da un utente flaggato come compromesso, viene alzato il livello di rischio. Andiamo avanti, un indirizzo IP sospetto, anche questo secondo me è molto interessante perché, per esempio, quando vengono rilevati molti eventi di autenticazioni fallite dallo stesso indirizzo IP, anche qui si può alzare il livello di rischio. Ovviamente non solo questo, ma anche in base alla reputazione dell'IP, eccetera, eccetera. Come vedete, mi sono dimenticato di dirvi una cosa. Come vedete, diciamo, in questa tabella, vedete la differenza che avevamo introdotto prima, quindi rilevamento in tempo reale contro calcolato. Dove c'è scritto calcolato interviene l'intelligenza del cloud Microsoft per appunto mettere insieme tutti gli elementi di cui abbiamo parlato prima e fornire una valutazione. Quali sono gli elementi che entrano in gioco nella valutazione del rischio? Abbiamo detto Azure AD, altri automatismi che vi racconterà dopo Marco, ma non solo, anche sicuramente anche altri elementi, come per esempio, e questo è il caso dell'ultima regola che vedete in questa slide, dell'ultimo elemento di rischio che vedete in questa slide, anche altri elementi della suite di prodotti di sicurezza del cloud Microsoft, come per esempio Defender for Cloud App, insomma, conosciuto, diciamo, formerly known as, come si dice, Cloud App Security. In questo caso l'intelligenza del Defender for Cloud App interviene per andare a verificare se ci sono delle regole sospette nell'inbox dell'utente, quindi l'hijacking di mail tramite delle regole artificiose o malevole. Andiamo avanti, questo a dimostrare una profonda integrazione tra elementi della suite di sicurezza Microsoft con Azure AD e insomma tra tutti quanti i componenti. Altri elementi di rischio, per esempio password spray. Quando viene rilevato un attacco, diciamo, multiplo a password spray a forza bruta, anche qui il livello di rischio può essere alzato. Viaggio impossibile, quello che dicevamo prima, quindi quando un utente effettua due autenticazioni da luoghi geografici in un intervallo temporale che, come dire, è più breve rispetto al tempo che ci si metterebbe davvero ad andare da A a B, questo può essere considerato un elemento di rischio. Nuovo country, quindi nuovo paese di autenticazione.
Anche qui ha a che fare sempre con le proprietà dell'utente, e questo può essere un elemento di rischio se cambia il pattern di autenticazione solito. Anche questo, come vedete, qui diciamo, ho specificato insieme a Marco, abbiamo specificato nelle slide quali sono gli elementi che entrano in gioco nel calcolo di questi rischi. E vedete che il Defender for Cloud App fornisce una sua intelligenza agli eventi, al calcolo di questo rischio sugli eventi. Ultimo ma non ultimo, anche qui, sempre riguardo della posta elettronica, l'intelligenza del Cloud App può andare a verificare all'interno della casella di posta elettronica dell'utente se ci sono delle regole che fanno hijacking, quindi non solo sulla posta in arrivo, ma eventuali altre regole sospette. Insomma, come vedete, ci sono davvero tanti, tanti, tanti elementi di rischio che vengono rilevati dai giuradì e dagli altri, diciamo, prodotti, da tutti gli elementi di Identity Protection, Defender for Cloud App, eccetera, eccetera, che possono essere messi assieme. Mettendoli assieme si può usare tutto questo, si possono usare tutte queste informazioni utili per implementare degli automatismi di sicurezza in fase di detect and respond. Ma per raccontare questi, diciamo, lascio la parola al mio partner in crime per questa sessione, Marco Moioli. Salve a tutti. Prima di iniziare, voglio chiederti una cosa, Riccardo, ma Sì, dimmi. hai parlato di livelli di rischio calcolati, eccetera. Il livello può essere basso, può essere medio, può essere alto. Microsoft come fa a determinare che qualcosa è a rischio alto, a rischio medio? È un qualcosa che si conosce, che possiamo capire, a prescindere. Allora, per tutte le tipologie di rischio e di eventi potenzialmente malevoli che abbiamo visto, fino a qualche tempo fa c'era una corrispondenza abbastanza esatta. Per esempio, c'è il viaggio atipico che aveva un livello di rischio medio, eccetera, eccetera. C'era una tabella che era abbastanza ben definita. Da qualche tempo a questa parte, però, purtroppo non è più disponibile, nel senso che è proprio specificato anche a documentazione. Microsoft, da qualche tempo a questa parte, non fornisce più gli elementi per fare il calcolo esatto del livello di rischio. Quindi in questo momento, diciamo, questo tipo di informazione non è più disponibile in maniera certa come era fino a qualche tempo fa. Sicuramente ci sono alcuni punti fermi, nel senso che il rischio per password compromessa è sempre alto. Infatti l'abbiamo specificato nelle slide, è praticamente sempre alto. Diciamo che l'esperienza sul campo, guardando proprio le implementazioni dai clienti che mi è capitato di vedere e di fare, le tabelle che erano pubblicate fino a qualche tempo fa, quindi viaggio atipico, medio, eccetera, eccetera, hanno ancora una certa validità. Però, come ti dicevo prima, in realtà da un certo punto in poi, qualche mese fa se non ricordo male, diciamo, questa corrispondenza non è più ufficiale, non è più pubblicata. Perfetto. Poi, allora, io vi parlo della parte di automazione, perché cloud vuol dire automazione e quindi il fatto di avere la possibilità di rilevare il grado di rischio di un utente mi permette di scegliere quali azioni andare ad intraprendere. Andiamo quindi a parlare delle possibili automazioni che possiamo inserire all'interno dei nostri ambienti. Mi giri la slide? Ok. Allora, la prima e più basilare è data la possibilità di impostare un'azione singola a seguito della rilevazione di un certo grado di rischio. Questo viene fatto da Azure Active Directory, che prevede due tipologie di controlli built-in, uno dedicato agli user risk e il secondo ai signing risk, come diceva prima Riccardo. Nel caso degli user risk, è possibile selezionare quali utenti fanno parte del controllo, andando a selezionarli puntualmente o più tipicamente utilizzando i gruppi di Azure Active Directory. Poi viene scelto il tipo di rischio su cui si vuole lavorare, come per esempio qua abbiamo medio o superiore. E infine l'automatismo, cioè l'azione che verrà automaticamente intrapresa dal sistema, che può essere di blocco o di lasciare l'accesso o di lasciare l'accesso a seguito della richiesta di un password change. Prossima slide. No, aspetta, dovrebbe esserci un'altra in mezzo. Ritorno indietro di una. Questa è quella del sign in. Ok, questa va bene. Allora, abbiamo detto user risk. Abbiamo detto la possibilità invece di fare invece signing risk, e
nel caso del sign risk è molto simile allo user risk. Anche in questo caso si può far lavorare su utenti, su grado di rischio, eccetera. La differenza è che nel momento in cui io scelgo se bloccare o lasciar passare, non posso dire lascio passare ma forzo un password reset, ma posso al massimo andare a forzare le logiche di multifactor. Questi sono controlli molto basilari che Azure Active Directory fornisce come primo strato di protezione e vanno incontro a esigenze di clienti basilari, no? Quelli che vogliono aumentare il loro grado di protezione, però senza avere grosse competenze in casa di in materia di identity security, no? Quindi non particolarmente granulari, efficaci e semplici da implementare. Poi, andando avanti di una slide, andiamo su qualcosa di un pochino più avanzato, che è la parte di conditional access, che è sempre un elemento offerto dall'Azure Active Directory, permette di effettuare azioni basate su una serie di segnali, tra cui i segnali di rischio, e quindi è uno strumento simile a quello che usiamo, che abbiamo visto in precedenza, infatti le logiche sono le stesse alla base, ma permette di avere più granularità e di avere una possibilità di azione molto maggiore. Prossima slide. Qui vediamo che la logica e l'interfaccia è molto simile a quella dell'Azure Active Directory che abbiamo visto prima, però abbiamo più opzioni. È possibile applicare le logiche solo ad alcune applicazioni, per esempio, quindi in questo caso solo all'Office 365. Posso utilizzare come condizione sia gli user risk che i sign risk, posso avere altre tipologie di scelta, tipo si applica solo a certe tipologie di device, se provengono da certi luoghi da cui viene effettuata la connessione, se il device è in un certo stato in termini di compliance, per cui potrei avere una policy che ha effetto solo su un certo gruppo di persone e solo se accedono a certe cloud app in una certa configurazione. La policy potrà valutare per esempio lo user risk, il senior risk, il fatto che sto accedendo da un macOS che si trova in una rete nota, una trusted location, e questo Mac sia marcato compliant da Intune, che magari è il suo tool di gestione, ed infine magari questo accesso all'applicazione viene effettuato da un web browser. No? Queste sono tutte cose che posso andare a implementare. Prossima slide. Per cui questa policy qua può essere un qualcosa che, ripeto, faccio un esempio, valuta lo user risk, il fatto che l'utente sta accedendo da un Windows piuttosto che da un Android, che si trova in una untrusted location, quindi una location non particolarmente trustata, magari il suo device non è marcato come compliant da Intune, magari il suo device da cui sta facendo accesso non è hybrid join con l'Azure Active Directory, sta utilizzando un'applicazione web e non l'applicazione installata sul Windows. E quindi a questo punto io posso decidere di implementare le logiche di blocco, posso decidere di lasciar passare aggiungendo una serie di requisiti del tipo multi-factor authentication, il fatto che il device deve essere marcato come compliant o hybrid join, eccetera. Quindi è un qualcosa che ci permette veramente di fare cose in modo serio e granulare. Prossima slide. Poi c'è un'altra cosa interessante, l'ha già accennata Riccardo prima, è Microsoft Defender for Cloud App. È un prodotto della famiglia Microsoft Defender, è il nuovo nome di Microsoft Cloud Apps Security, che abbiamo rinominato qualche settimana fa all'evento Ignite. Questo prodotto cosa fa? Fa da Cloud Access Broker, ovvero si pone in mezzo tra l'utente e il suo utilizzo di internet, delle applicazioni, ed effettua una serie di controlli, tra cui fa la discovery di applicazioni utilizzate in modo da far emergere pratiche di shadow IT, ovvero l'utilizzo da parte di utenti di applicazioni cloud non autorizzate. Faccio un esempio, l'utente utilizza Box
per, come drive per andare a condividere file, però non il box aziendale con tutti i suoi gradi di protezione, utilizza un box consumer qualsiasi e quindi il fatto di sapere che lo utilizza, che ha questa necessità, permette all'IT di dire non utilizzare più box consumer, ti do box aziendale, ti do Dropbox, ti do Google Drive, quello che è. Effettuare controlli attivi che prevengono pratiche non conformi a compliance, come per esempio condividere dati marcati come internal only, sensibili, eccetera, con utenti al di fuori dell'azienda, oppure a fare effettuare leakage di informazioni sensibili, come potrebbero essere password, tramite chat di collaborazione come Teams, Slack, Facebook for Work. Il fatto che Cloud App sia in mezzo, riceve quello che è il volere dell'utente nel momento in cui digita una password, ha una serie di classificatori che riconoscono la cosa e possono bloccarla in tempo reale. E infine c'è un sistema in grado di accorgersi di anomalie di accesso, lateral movement e in generale di utilizzi non tipici. Prossima slide. Sì. Nello specifico quello che è l'oggetto di questa sessione, Microsoft Defender for Cloud App ha una serie di policy built-in che analizzano i segnali di rischio, come per esempio i sign-in da un IP address che viene marcato come malevolo e permette di eseguire un'automazione. Quando viene fatto questa rilevazione, scatta un alert, io posso agganciare all'alert una serie di automazioni che vengono effettuate con Power Automate. Prossima slide, grazie. Power Automate permette di creare in maniera visuale un'automazione, come vedete sono blocchetti che io vado a inserire in maniera visuale, drag and drop, e andare a configurare, e quindi questo mi dà la possibilità di avere un qualcosa di ripetibile basandomi su queste logiche preimpostate. Quindi un caso d'uso, un esempio tipico potrebbe essere un utente che mi effettua una login a un applicativo protetto da Microsoft Defender for Cloud App, che potrebbe essere Salesforce, e questo accesso venga fatto però da un IP che il sistema rileva come malevolo. A questo punto cosa succede? Microsoft Defender for Cloud App fa scatenare il flusso Power Automate, che fa quello che vedete nel flusso che ho fatto io, manda un'email a un gruppo IT specifico, pubblica un messaggio sulla chat Slack sempre dell'IT, manda una mail che scatena un ciclo operativo e a seconda della risposta si biforca e può fare a meno un'azione sull'Active Directory del tipo rimuovere un utente da un determinato gruppo, mettere l'utente, disabilitare l'utente o cose del genere, e in generale poi arriva a richiamare Microsoft Defender for Cloud App per chiudere l'alert con un certo stato. E se lo stato è, se sei a livello di ciclo operativo, si è voluto fare un'azione che ha portato una remediation, si chiude l'area dicendo è stato remediato, è stato messo a posto. D'altra parte potrebbe essere invece no, lo chiudiamo perché è un falso positivo. Prossima slide. Quindi, le possibilità sono molte. Il sistema ha una serie di connettori, Power Automate intendo, alcuni sono gratuiti, alcuni sono a pagamento, come potrebbe essere quello del portale ServiceNow, uno ad esempio che fa che è a pagamento e fa apertura e chiusura di ticket su ServiceNow. Infine abbiamo Microsoft Sentinel. Anche qui è il nuovo nome di Azure Sentinel, sempre che è stato rinominato recentemente all'Ignite, è la nostra piattaforma di SIEM e di SOAR. Sentinel è in grado di raccogliere informazioni ed eventi da un gran numero di fonti Microsoft, Microsoft 365, Firewall Azure, eccetera. Però anche grazie a una serie di connettori nativi, circa 120, può portare al suo interno segnali provenienti da fonti terze. Il prodotto è un as a service, il che vuol dire che è basato non su appliance fisico virtuali da manutenere, ma è Microsoft che si occupa della scalabilità, della disponibilità del servizio, e
Quindi è un servizio a consumo che è basato esclusivamente sul numero di dati che io porto all'interno del sistema e che mantengo all'interno del sistema per tutto il tempo che io voglio. Una volta che io ho all'interno del sistema il dato, Sentinel ha una serie di logiche di detection e correlazione che sfruttano moduli machine learning e permettono anche di fare investigation tramite linguaggi KQL, eccetera, e mi dà la possibilità di avere delle logiche di risposta. Prossima slide. Quindi c'è un connettore nativo verso Azure Active Directory che con un singolo click, semplicissimo, porta all'interno di Sentinel i dati dell'identity protection, compresi i segnali di rischio. Prossima slide. E una volta che il segnale di rischio è all'interno di Sentinel, le sue logiche interne andranno a creare alert e incident basandosi sui segnali ricevuti. Ed essendo anche una piattaforma di SOAR, cioè di risposta, è possibile eseguire un'automazione, alert o incident di un certo tipo, automazione. Questa automazione si chiama Playbook e viene effettuata tramite Logic App, che è un servizio di Azure a consumo che è molto simile a Power Automate, quello che abbiamo visto qualche slide fa per i Microsoft Defender for Cloud Apps. E anche in questo caso posso crearmi la mia automazione in maniera visuale, che può andare ad avere una serie di logiche simile a quella che abbiamo visto in precedenza e permettere di fare una serie di azioni. Posso partire da zero, posso basarmi su degli esempi che già sono nella piattaforma, posso utilizzare il repository GitHub che qui viene citato, che ha già una serie di playbook community driven che sono preimpostati, tra cui questo qua che vedete, che ho usato come base, poi ci ho aggiunto un paio di pezzi, che fa un, se vogliamo, una cosa un po' diversa da quella precedente, cioè a seguito di un incident creato da Sentinel può chiamare Azure AD e cambiare lo stato di rischio dell'utente basandosi sulle logiche di detection di Sentinel, quindi può confermare il rischio, potrebbe fare il dismiss del rischio e quindi in generale Azure Sentinel può essere una piattaforma omnicomprensiva perché si basa su una serie di segnali che provengono oltre che dall'identity protection di Azure Active Directory anche da tutta una serie di altri sistemi di sicurezza e mi permette di fare un'automazione molto profonda. Ci sono domande? Allora, ne ho una io. Prima di lasciare spazio agli ascoltatori, ne una io. Hai parlato di differenze di licensing, chiaramente tra Sentinel, tra Power Automate, eccetera, ma in generale per implementare tutto questo tipo di rilevamento dei segnali, automatismi, eccetera, eccetera, quali sono i piani di licensing coinvolti? Che tipo di livello di licensing bisogna avere per allora, poter mettere tutto a terra? Per avere l'identity protection, i segnali di rischio, eccetera, ci vuole Azure Active Directory P2, Premium P2. Poi abbiamo parlato, il conditional access è all'interno, nel momento in cui c'ho il P2, il conditional access è all'interno. Poi abbiamo parlato di Microsoft Defender for Cloud App, che ha un suo licensing, è una SKU, è un prodotto che si compra per utente, può essere incluso in certi piani come potrebbe essere il Microsoft 365, ma ce ne sono diversi che possono includerlo o può essere comprato singolarmente. Mentre invece Microsoft Sentinel è un servizio di Azure che si basa sul consumo, quindi quanti più dati io porto all'interno del sistema, quanto più ingestion io faccio e quanta più retention faccio del dato, quanto più io pago. Poi ci sono una serie di segnali che vengono ingestati da Sentinel a gratis, che sono tipicamente provenienti da alcuni sistemi Microsoft. Poi per quanto riguarda il Power Automate, e qua c'è il discorso dei connettori che sono a pagamento, tipo quello di ServiceNow che citavo, mentre invece le Logic App, essendo un servizio di Azure, anche questo va a consumo, quindi consumo di Azure, ogni volta che io faccio un trigger di una Logic App pago uno 0,000 qualcosa centesimi
per ogni trigger e quindi anche in questo caso va a logica consumo. Oh, buongiorno a tutti e benvenuti a BConnected Day. Andiamo un po' a vedere nel mio metaverso se c'è qualcuno. Yeah! Ciao Giorgio, buongiorno! Ehi, hey, ciao Marcello, ciao! Anche tu nel metaverso questa mattina? Anch'io! Ti trovo bene, sembri più giovane qui. In effetti è uno dei vantaggi del metaverso questo. Questa mattina ti volevo parlare dei BConnected Day 2021. Lo sai che quest'anno, come da tradizione, è possibile vincere un sacco di device interessanti durante l'evento? Ma dai, veramente? Come faccio? È semplicissimo, basta prendere nota dei codici durante le sessioni e partecipare alla rifa a fine giornata per ricevere direttamente a casa. Bellissimo, molto bello. Vero? Adesso, è una bella tradizione. Sì, sì, adesso te ne faccio vedere qualcuno. Qui nel metaverso? Qui nel metaverso, ho trovato qualche gemello digitale. In realtà, più che gemelli digitali, sono cugini di quarto grado, perché, insomma, immagina però fra poco quante cose si potranno trovare nel metaverso. Facciamo finta che questo sia uno dei nuovissimi Jabra Speaker 750 o 710. Oh, te l'ho tolto, perdonami. Che permettono di fare call come se fossimo in presenza, in sale riunioni, con audio cristallino e sono certificati per Microsoft Teams. Ah, interessante. Ah, sei tu che me li cancelli allora, sei un burlone. Allora sai cosa ti dico? Ho in mano io lo strumento di cancellazione, accidenti. Allora io ti faccio vedere un'altra cosa. Delle fantastiche cuffie. Ah, belle. Le Adapt 260 della EPOS. Chiaramente anche questo è un gemello digitale. Il vantaggio sai qual è? Che fittano per qualunque testa, vedi anche il tuo bel testone. Ti vanno bene. Sì, sì, perfetto. Sono cuffie Bluetooth. È possibile collegarle anche via filo, hanno un audio cristallino, un ottimo microfono e anche loro sono certificate per Microsoft Teams. Belle, notevoli, davvero belle. Ora ti do anche un bel paio di earbuds, così ci puoi raccontare di qualche altro device che c'è in omaggio. Guarda qui, tieni un po'. Interessanti. Queste dovrebbero essere le Logitech Zone Wired earbuds. Sono delle cuffie con cancellazione del rumore, perfette per fare le call di Teams. Molto bellissime. Come le rivedere? Sì, vedo che sto guardando, abbiamo anche degli altri device di Poly, abbiamo una barra, si chiama Studio, una barra USB che permette di avere eccezionale qualità audio e semplicità di utilizzo. Wow! In più, sai, abbiamo anche delle Logitech Zone Wireless, che sono delle cuffie Bluetooth, con anche la funzionalità di flip to mute e con la ricarica wireless. Wow! Spettacolo, insomma. Ci sono veramente tanti device. Guarda, non dico che varrebbe la pena partecipare solo per vincerli, però è tanta roba. Sì, è davvero una figata, bellissimo. Va bene. Giorgio, è stato un piacere. Comodo, nella realtà, non nel metaverso, per seguire il BConnected Day 2021. Grande, grazie mille Giorgio per il tuo supporto e buon BConnect Day a tutti allora. Grazie a te. Ciao ciao. Ciao a tutti dal metaverso. Stop record. Rieccoci in diretta, riprendiamo le nostre sessioni. Invito con me Pierluigi Pesce perché è il rappresentante di un gruppo di tre Chris Dassi di speaker che inizieranno, diciamo, un percorso fatto nelle prossime tre sessioni di cui parleremo di un problema, di una prevenzione, di come si va a prevenire, di come si fa a mitigare. Il problema di cui ci parla questo trio è il nemico in casa, ma non me ne sono accorto. Quindi lascio la parola a Pierluigi e quindi al gruppo Pesce, Calicchia, Baggiossi. A voi la parola. Buonasera a tutti, grazie Michele, sono qui con i due colleghi Andrea Calicchia e Alessandro Baggiossi e facciamo parte del team di Modern Workplace di Microsoft
e oggi vorremmo parlare con voi di quelle che sono le cattive abitudini e quello che normalmente avviene nella maggior parte delle aziende per cui poi si hanno problemi di security. Quindi il problema più grande è non ci siamo accorti che qualcuno è riuscito a superare le nostre difese. Questo è successo ultimamente in vari casi, abbiamo avuto tanti eventi di questo genere e andremo ad analizzare partendo da un caso che è stato molto diffuso, quello dell'attacco dovuto alle ultime vulnerabilità presenti su Exchange Server. Andrea vi farà una piccola demo di quello che è un attacco tipico che è stato portato, con poi la possibilità di andare a raccogliere informazioni sull'infrastruttura, a raccogliere dati e portarli fuori. Prego Andrea, se ci vuoi far vedere questa. Allora, tanto buonasera a tutti e come diceva Piero abbiamo fatto una simulazione di un sistema compromesso dove andremo a cercare di capire quali sono le attività che ci permettono di intervenire anche quando ci accorgiamo solo in un secondo momento che il nostro sistema è stato violato. Come prima cosa vediamo quello che potenzialmente potrebbe accadere in un'infrastruttura sotto attacco. In seguito poi andremo a capire quali sono le cose da evitare per non rendere facile la vita all'attaccante e analizzeremo le cattive abitudini. Infine con Alessandro andremo a capire e a fare il discorso della prevenzione, ma non tanto per prevenire di essere attaccati, perché la cosa è quasi impossibile, quindi non possiamo impedire a qualcuno di attaccarci, ma sicuramente quello che possiamo fare è andare a ridurre la superficie di attacco e ad andare, invece di utilizzare cattive abitudini, a instaurare nella nostra infrastruttura quelle che sono delle buone abitudini per evitare che questi attacchi possano avere successo. Quindi andiamo a vedere qui l'attacco. Ok. In questo attacco noi andremo a sfruttare o a vedere come si può sfruttare la vulnerabilità che è definita nella CVE 2021-34473. Chiaramente quello che vi andremo a mostrare è un attacco, e l'abbiamo registrato per questioni di tempo, verso un'infrastruttura controllata, cioè ovvero un'infrastruttura di test. E vi ricordo che questo tipo di attacchi possono essere fatti e simulati soltanto su infrastrutture di test o verso target su cui siete autorizzati a poterlo fare. Quindi in questa simulazione che cosa abbiamo fatto? Per capire meglio quello che avviene durante l'attacco ho diviso lo schermo in due parti. Da una parte, sulla parte destra, abbiamo la macchina Kali Linux da dove faremo partire l'attacco, mentre sulla parte sinistra c'è un server di Exchange. La vulnerabilità che andiamo a sfruttare è specifica per Exchange Server e quindi ho aperto la cassetta postale che sarà uno dei veicoli di attacco e quindi una delle superfici di attacco per il nostro sistema e poi il path dove verrà scritta una web shell che ci permetterà poi di prendere il controllo del sistema. Quindi che cosa succede a questo punto? Diciamo l'attaccante va a caricare il payload che gli serve, quindi lo strumento che gli serve e va a configurare le opzioni per portare l'attacco. Quindi si va a settare una mail che per questo attacco specifico dovrebbe essere una mail di un utente amministrativo perché gli servono dei permessi specifici, ma non dobbiamo conoscerne la password. L'attacco è molto pericoloso perché non servono credenziali per poterlo portare a termine. Quindi vado a definire qual è l'host remoto che puoi attaccare, quindi dove è esposto il servizio web, nel caso specifico OWA, quindi l'Outlook Web Access, configuro una porta sul mio sistema, una local port, dove vado a definire qual è la porta dove andrò in ascolto per la reverse shell che verrà aperta dall'exploit e anche l'indirizzo IP chiaramente del mio sistema. A questo punto faccio un check per capire se il sistema è vulnerabile e lancio l'exploit. A questo punto l'exploit che cosa fa? Come vedete è apparsa subito una mail qui nelle bozze di questa cassetta postale dove c'è un allegato che contiene la web shell che verrà poi copiata nella directory specifica. Quindi una volta eseguito l'attacco, aperta la web shell, verrà caricato un payload che ci porterà ad avere l'accesso completo alla macchina. E poi che succede? L'exploit che fa? Va a cancellare le tracce, cioè cancella quella mail nelle bozze per evitare che possa scattare comunque
un qualcosa di un allarme, o qualcuno andando a vedere quel messaggio all'interno della cassetta postale potrebbe rendersi conto che sta succedendo qualcosa di anomalo. Quindi va a fare questo tipo di pulizia, e questo tipo di attacco fatto tramite la cassetta postale, quindi scrivendo un messaggio all'interno delle bozze, serve per eludere in prima battuta quello che potrebbe essere un eventuale antivirus presente sulla macchina. Una volta ottenuto l'accesso, quello che vi andremo a mostrare è quello che è un data exfiltration, cioè andremo a portare via dall'infrastruttura target delle informazioni. Nel caso specifico andremo a prendere quello che è il contenuto di una cassetta postale target. Quindi una volta entrati nel sistema tramite il Meterpreter ci dà la possibilità di accedere con una shell all'interno del sistema target. Quindi otterremo l'accesso, avremo una PowerShell, cercheremo di capire dove ci troviamo e con quale credenziali siamo entrati. Vedete, siamo NT Authority System, e quindi come prima cosa l'attaccante che fa prova a lanciare il comando di get mailbox per vedere se ci sono i commandlet caricati per poter andare a sfruttare quelli che sono i comandi, i PowerShell di Exchange. Non essendo presenti, questo non è un limite per l'attaccante chiaramente, perché li carica lo snap-in di Exchange, e a quel punto abbiamo la possibilità di utilizzare i comandi di Exchange. Quindi in questo caso, rifacendo il comando get mailbox, otteniamo la lista di tutte le mailbox presenti all'interno dell'infrastruttura target. A questo punto, dopo aver scelto la mailbox che vogliamo andare a prendere i dati, di cui vogliamo andare a prendere i dati, facciamo un'assegnazione di permessi per l'import-export ed eseguiamo il comando di export request del PST e gli diciamo in una cartella di appoggio dove andarla a salvare. In questo caso abbiamo scelto una cartella tempo all'interno del sistema target. Quindi il dato a questo punto è estratto dalla cassetta postale ma rimane ancora nell'ambiente target. Una volta fatto questo però, tornando chiaramente, uscendo dalla shell del target e tornando al Meterpreter, abbiamo a disposizione un semplice comando di download che ci permette di scaricare quello che è il dato estratto. E quindi ci ritroveremo che all'interno del nostro sistema, da dove è partito l'attacco, abbiamo, adesso vediamo il download in tempo reale del dato, ok? E quindi nella cartella home definita abbiamo il PST che può essere utilizzato chiaramente agganciandolo a un qualsiasi Outlook per vedere i dati contenuti. Ma chiaramente questa è soltanto la prima fase dell'attacco, perché che cosa succede? Una volta che io sono riuscito ad accedere a quelle che sono a quella che è un sistema target e ad avendo anche un livello di ruolo molto alto che è NT Authority System, io a quel punto, oltre a dampare le informazioni che trovo sul singolo sistema dove sono atterrato, posso iniziare a fare un'esplorazione di quella che è l'infrastruttura dove sono atterrato, a capire quali sono altri obiettivi sensibili, quindi cominciare a fare dump delle credenziali, lateral movement, arrivare a prendermi l'intero database di Active Directory e quindi avere il possesso completo di quella che è l'infrastruttura. Chiaramente Pierluigi ci parlerà di quelle che sono le cattive abitudini che hanno reso anche in questa fase facile l'attacco e anche il lateral movement verso gli altri sistemi. Sì, grazie. Se mi avanzi di una slide, vediamo quali sono quelle cattive abitudini ormai consolidate all'interno degli ambienti IT. La prima cosa, andiamo a capire come facciamo a renderci conto se la nostra infrastruttura sta funzionando. Con il monitoraggio. Il monitoraggio è fondamentale e soltanto il pensiero del costo di inattività di un'infrastruttura rende fondamentale e necessario il monitoraggio delle metriche operative. Però in effetti il valore del monitoraggio spesso è il driver per un eccessivo controllo o per un'implementazione di troppi strumenti. Si potrebbe pensare più strumenti ho, più informazioni ottengo. Questa è una proposta sicuramente allettante, ma negli ultimi 10 anni la quantità di strumenti di monitoraggio disponibili sono aumentati in maniera esponenziale. Quindi passiamo dal monitoraggio della larghezza di banda
ai sistemi di sicurezza, ai server, gestione del codice, metriche di implementazione, metriche operative di alto livello. Abbiamo una quantità di dataset da raccogliere praticamente infinita. Sfortunatamente la maggior parte di questi strumenti funziona in modo indipendente, quindi è improbabile che uno strumento ci possa dare esattamente i dati, le informazioni più preziose, soprattutto quando ci servono. Di conseguenza, nelle aziende si tende a mettere insieme diversi strumenti, ognuno con diverse metriche, per creare un enorme sistema di monitoraggio. Questo sistema complesso diventa un'attività, diciamo in sé per sé, un'attività a sé stante e quindi occupa tempo prezioso per i professionisti IT, invece di fornire una base dati continua accurata che sia utilizzabile realmente. A quel punto le aziende devono prendere delle decisioni per rimanere agili e soprattutto tenere il passo. Il che significa evitiamo sistemi di monitoraggio mastodontici, costosi, che alla fine non ci sono utili, e andiamo a capire quali sono i tre punti alla base del monitoraggio vero e proprio. Per chi sto monitorando? Di quali metriche ho davvero bisogno? E qual è il focus? Quindi quali sono i dati su cui focalizzarsi? Questo perché? Perché logicamente dobbiamo andare a consolidare tutte le informazioni che ci arrivano dai nostri sistemi e andarli soprattutto a correlare. Ma quali sono i problemi tipici di correlazione dei dataset che interessano la sicurezza e il monitoraggio IT? Normalmente gli attacchi di sicurezza non sono più delle attività semplici, sono diventati qualcosa di molto avanzato, di molto complesso e spesso passano inosservati anche perché i segnali di correlazione dei dati sono molto, molto frequentemente nascosti in bella vista. Facciamo un esempio. Ci viene segnalato un malware su un endpoint, ma così, con questa informazione, questa alert a sé stante, potrebbe non avere alcun valore, si pensa semplicemente è stato rilevato il malware, è stato rimosso, non c'è problema. Ma sarebbe importante vedere che cosa è successo dopo, se dopo questo malware c'erano degli utenti impattati, se c'erano le utenze che erano loggate in quel momento sulla macchina appartenevano a dei gruppi sensibili. Tutte queste informazioni vanno valutate e vanno correlate tra di loro. Questo incrementa il tempo di risoluzione dell'incidente vero e proprio. Inoltre c'è un'altra cosa importante da vedere. Le informazioni che raccogliamo spesso hanno metriche o intervalli di dati orari che sono diversi. Alcuni sistemi non ci danno dati in real time, quelli che fanno aggregazione magari ci danno un'aggregazione il giorno dopo. Quindi non abbiamo un'unica fonte di verità concordata, ma dobbiamo preoccuparci di avere un vero e proprio team che faccia l'analisi di queste informazioni. Grande problema anche questo. Normalmente i team di security nelle aziende sono considerati dei mostri sacri a cui non avvicinarsi, con cui non interagire e soprattutto anche loro dalla loro parte sono, possiamo passare il termine, spocchiosi, tendono a credersi detentori del sapere. Questo è un altro problema anche perché correlare le informazioni di sicurezza è importante, ma bisogna averne anche la capacità. Il classico tecnico di security, quello di una volta, quello che guardava i log dei firewall, sicuramente non capisce di identity, come non capirà di sviluppo software. Quindi non sarà in grado di capire se c'è stato un attacco su un nostro sistema software sviluppato in casa, che interagisce magari col sistema di identity dell'azienda, che poi ci consente di accedere alla VPN e così via. Quindi un vero team di cyber security all'interno dell'azienda deve essere composto da persone che conoscono la nostra azienda, conoscono quello che fanno e così via. Se mi passi la slide. Che altro vediamo soprattutto nelle aziende come cattive abitudini? Abuso delle credenziali amministrative. Certo è più semplice utilizzare un unico set di credenziali per fare tutte, però questo ci mette ad alto rischio. Antivirus non aggiornati. Quante volte ci è capitato di dire sì, vabbè, abbiamo cambiato la società che ci fornisce l'antivirus, il nuovo sarà disponibile tra un mese, intanto abbiamo il vecchio, anche se non si aggiorna. Sì, ma se non è aggiornato è come non averlo. Gli zero day ormai li abbiamo sempre e quindi non vengono riconosciuti. Sistemi operativi, applicazioni non aggiornate, questo è la norma. Andando in giro per aziende si vedono tanti Windows 2003, tanti Windows 2000 e così via. Ma queste sono macchine che danno il punto d'accesso. Perché? Perché spesso non si tende più a considerare quelli che sono i vecchi e le vecchie falle di sicurezza, ma se abbiamo sistemi obsoleti ogni vecchia falla di sicurezza è attuale. E poi l'ultima che è sempre attuale,
avere le stesse password su tutti i server. È più semplice, le gestiamo tutte allo stesso modo, abbiamo l'immagine già pronta, il tecnico che va lì a riavviarlo conosce la password, è sempre uguale ovunque, ma se ci viene capita quella password sarà uguale per tutta la nostra infrastruttura. Ho quella, vado dove voglio. A questo punto vediamo con Alessandro quelle che sono le possibilità, diciamo, per correggere queste abitudini. Vai Ale. Grazie per Luigi. Mi sentite intanto? Sì. Sì. Ok. Sì, ti sentiamo. Allora, iniziamo con la fase di prevenzione. Quindi per Luigi ci ha fatto vedere un attimino quali sono le cattive abitudini che sostanzialmente incontriamo tutti i giorni nelle varie aziende. Cerchiamo di iniziare a vedere la parte di prevenzione. Vai avanti. Parliamo un attimino dello Zero Trust. Perché? Perché è importante? Perché sostanzialmente ci dà alcuni principi che sono molto utili nel cercare di aumentare la protezione all'interno della nostra infrastruttura. I tre principi che sostanzialmente ci possono essere d'aiuto in questo caso sono ad esempio la parte di verify explicity, ovvero verificare costantemente che un utente sia effettivamente quell'utente anche utilizzando più fattori. Use least privilege access, ovvero utilizzare i privilegi che mi servono solo ed esclusivamente per quel tipo di task e solo nel breve tempo possibile per fare quel determinato task. Assume breach, cambiare la nostra mentalità. Non esiste il sistema sicuro, un sistema potrebbe non funzionare, un sistema di sostanzialmente di sicurezza potrebbe non funzionare, quindi nel momento in cui l'attaccante è dentro bisogna cercare in tutti i modi di confinarlo all'interno di un unico server e cercare di non farlo muovere liberamente all'interno della nostra infrastruttura. Vai avanti. Quindi l'idea qual è? L'idea è quella di, prendendo l'esempio che vi ha fatto Andrea, l'attacco che è stato fatto, andare a rompere questa catena, quindi cercare di in qualche modo andare a bloccare l'attaccante da qualche parte e quindi cercare di confinarlo all'interno di un server. È ovvio che se l'attaccante sta utilizzando un exploit zero day, essendo per natura zero day ancora non conosciuto, un qualcosa che non, gli antivirus potrebbero non riconoscerlo, in quel caso è necessario, va bene che l'attaccante è entrato su quel server, però in qualche modo dobbiamo cercare di confinarlo all'interno di quel server, non farlo muovere al di fuori di quel server e cercare di capire se sta succedendo qualcosa di strano all'interno di quel server. Quindi, avanti. Ok, iniziamo con la protezione degli account. Ci sono state altre sessioni che hanno parlato della protezione degli account, quindi facciamo un piccolo recap su quali dovrebbero essere le best practices per andare a proteggere gli account amministrativi. In primis, come abbiamo detto, il least privilege, ovvero ho effettivamente bisogno di avere tutti questi diritti di amministrativi per poter fare un determinato task, devo installare un determinato server, devo fare dei lavori su quel server, non devo ad esempio andare a fare nessuna modifica sull'Active Directory, è inutile che io ci accedo con un domain admins, è inutile che io accedo con un account che potrebbe avere diritti illimitati sull'Active Directory se devo fare delle modifiche solo ed esclusivamente su quel server. Quindi la prima domanda che bisogna farsi è: ho effettivamente necessità di avere tutti questi diritti per fare questo determinato task? Abbiamo un servizio che gira su quella macchina, il servizio deve fare determinate cose, è necessario dargli per forza farlo girare come system oppure con un'utenza che è amministratore di quel server, oppure possiamo andare a cucire i vari diritti che gli servono all'interno di quel server. Quindi mi raccomando, prima cosa è capire: mi servono tutti questi diritti, ne sono veramente sicuro? Sì, no. Utilizzo di sistemi just in time administration e just enough administration, che sono dei sistemi che mi permettono di avere dei privilegi solo ed esclusivamente per il tempo che mi servono. Quindi poi prendiamo l'esempio di privilege identity management su Azure, mi permette di far parte di un determinato ruolo privilegiato solo ed esclusivamente quando mi serve, oppure per il breve tempo che mi serve, quindi posso fare richiesta di un'ora, due ore per ottenere quell'accesso. L'utilizzo di Lapse,
per Local Address Administration Password Solution, per randomizzare le password dell'amministratore locale all'interno del server. Perché è necessario fare questa cosa? Come vi diceva Pierluigi, se tutti quanti i server hanno l'account, la password di amministratore locale uguale, nel momento in cui l'attaccante è entrato sul primo server, va a dumpare il SAS Stem Database, va a prendere la password di amministratore locale e con quella può utilizzarla su tutti gli altri server e quindi può iniziare quella fase che si chiama lateral movement, quindi spostarsi verso altri server. Randomizzando queste password, io sto cercando di rendere inutile quella password al di fuori di quel server, quindi in qualche modo ho confinato l'attaccante all'interno di quel server. Non esporre le credenziali di domain admins, che cosa significa? O in generale degli account privilegiati. Che cosa significa? Significa che non devo utilizzare il mio account di domain admins per fare assistenza su una macchina d'ufficio. Quella è la cosa più sbagliata in assoluto, perché di solito le macchine d'ufficio sono quelle più compromesse, che potrebbero essere potenzialmente compromesse, in quanto leggono la posta, scaricano programmi, fanno partire qualsiasi cosa all'interno di quelle macchine. Quindi esporre in questo modo gli account di domain admins sta solamente rendendo semplice la vita all'attaccante nel caso in cui mi comprometta quella macchina, a disposizione praticamente già l'account di domain admins. Quindi l'idea è quella di andare a implementare la parte di tiering su Active Directory in modo da confinare, cercare di partizionare le credenziali, e l'idea del tiering è proprio quella di evitare di far uscire al di fuori del tier 0, per esempio, le credenziali di domain admins, quindi impedire che un domain admins possa loggarsi nei tier più bassi. L'altra domanda che ci dobbiamo porre è: su quale tastiera sto digitando le mie credenziali amministrative? La sto digitando sulla mia postazione con cui leggo la posta, con cui faccio partire i programmi? La macchina potrebbe essere compromessa. In questo caso, anche se ho attivato il partitioning, eccetera, potrei compromettere le credenziali. Quindi l'idea è quella di andare ad utilizzare delle workstation amministrative dedicate per quanto riguarda i task amministrativi, quindi le privilege access workstation. In questo modo questi sono device super protetti dove sono attivi tutti i sistemi di sicurezza, non sono connessi ad internet ad eccezione per le poche che devono gestire la parte cloud, e in questo modo sono abbastanza sicuro che se io vado ad utilizzare una credenziale amministrativa lì sopra, sostanzialmente questa macchina è abbastanza sicura e quindi protetta. Se ultima parte, l'utilizzo di autenticazione a più fattori, l'abbiamo messa all'ultimo, ma non per questo è quella meno importante, è utilizzare l'autenticazione a più fattori sia sulla parte cloud sia sulla parte on-prem attraverso l'utilizzo di Windows Hello for Business, e quindi in generale seguire i consigli che dà Microsoft su tutta la parte di passwordless authentication, quindi l'utilizzo di Windows Hello for Business, l'utilizzo del Microsoft Authenticator, l'utilizzo delle chiavette FIDO 2 che ci permettono di non utilizzare più la password e contemporaneamente utilizzare un'autenticazione a più fattori. Okay? Poi, come diceva Pierluigi, bisogna andare ad aumentare la visibilità all'interno dell'azienda, ovvero che cosa sta succedendo sui nostri server, cercare di capire se c'è qualcosa di malevolo anche se in quel momento l'antivirus magari non lo riconosce. Cercare di capire se un utente sta avendo un comportamento malevolo, perché potenzialmente un utente potrebbe di solito collegarsi solo ed esclusivamente ad un file server o ad un'applicazione, da un momento all'altro questa persona sta iniziando a controllare tutta quanta la rete, sta provando a connettersi su tutti quanti i file server interni, su tutti gli endpoint cloud, eccetera, eccetera. Quindi l'utilizzo di una suite che ci permette di aumentare la visibilità all'interno della nostra infrastruttura è molto, molto raccomandata. Una di queste è Microsoft 365 Defender, che ci permette di andare a unire quattro prodotti, inizialmente erano divisi, adesso sono stati uniti all'interno di un'unica soluzione, che ci permette di andare a controllare delle fasi di attacco provenienti per esempio da internet attraverso le mail. Quindi Defender for Office 365 ci permette di andare a controllare tutto il mondo relativo alle mail. Se un attaccante è riuscito ad accedere sulla macchina, in qualche modo è riuscito ad installare un malware, in qualche modo sta facendo delle operazioni sospette,
abbiamo la parte di Defender for Endpoint che ci cerca di capire se all'interno di quella macchina qualcuno sta avendo un comportamento sospetto, se c'è un malware, eccetera. Defender for Endpoint dà anche la possibilità di avere un EDR, un Endpoint Detection Response, che serve proprio per capire questi comportamenti malevoli e cercare di applicare delle response per andare a limitare oppure a rallentare oppure bloccare sostanzialmente l'avanzata di un determinato malware o di un attaccante. Per quanto riguarda la protezione delle identità on-prem, abbiamo Defender for Identity che fa il monitoraggio su eventuali attacchi che stanno portando, come ad esempio l'attacco pass di hash, pass di ticket, di CSync, eccetera. E poi per tutte le applicazioni lato cloud abbiamo il Microsoft Cloud App Security, rinominato il Microsoft Defender for Cloud Apps, che ci permette di andare a capire se lato cloud un utente sta avendo un comportamento sospetto, se sta portando un attacco verso le nostre applicazioni, se sta esfiltrando dati, eccetera, eccetera. Okay? Ultima parte, installazione degli update. Questo è un tema abbastanza dolente perché tante persone rischiano di non applicare gli update in tempo e quindi rimangono sostanzialmente delle vulnerabilità esposte e quindi l'attaccante sfrutta queste vulnerabilità. La maggior parte degli attacchi non avvengono per sfruttando vulnerabilità zero day, ma alcune volte sfruttano vulnerabilità che non sono patchate per tanto tempo. Perché sostanzialmente ci sono questi problemi? Perché tante aziende non hanno visibilità delle vulnerabilità che ci sono internamente, quindi oltre ad applicare, ad avere un sistema di patch management, quindi gestione degli update per cercare di patchare regolarmente tutti quanti i server e patchare i server in caso in cui esca una vulnerabilità in emergenza, c'è bisogno anche di un prodotto che mi permetta di fare un'analisi delle vulnerabilità all'interno della mia azienda e questo ce lo fa sostanzialmente il Defender for Endpoint sulla parte di Threat Vulnerability Management. Che cosa fa questo prodotto? Quello che fa, va a fare una scansione dell'endpoint e cerca di capire se ci sono delle vulnerabilità sia software sia dovute a misconfiguration, quindi banalmente una persona non ha installato l'antivirus sulla macchina, ha disabilitato l'antivirus sulla macchina per qualche motivo, oppure ha fatto qualche altra configurazione che può andare ad aumentare il livello di esposizione di questa macchina verso gli attacchi. E quindi sostanzialmente questo è quello che fa questo prodotto andando a scansionare in tempo reale tutti quanti gli endpoint. Ok. Arriviamo alle conclusioni. Cerchiamo di capire che cosa abbiamo detto. Quindi abbiamo visto sostanzialmente un attacco, abbiamo visto in che modo è possibile portare l'attacco, quali sono le conseguenze dell'attacco, abbiamo visto le cattive abitudini, alcune delle cattive abitudini che comunque abbiamo visto durante nelle aziende, durante i nostri on-site, eccetera. Abbiamo visto qualche modo per prevenire questi tipi di attacchi, quindi cercare di proteggersi il più possibile. Che cosa volevamo dirvi con questa sessione? Vai avanti. Sostanzialmente quello che volevamo dirvi è che dovete immaginare gli attaccanti come se fossero acqua, nel senso, se noi abbiamo un muro e all'interno di questo muro ci sono delle crepe, l'acqua entrerà dentro. Quello che dobbiamo fare noi è non è raccogliere l'acqua dentro, ma cercare di ridurre queste crepe dall'esterno, ed è quello che dovremo fare utilizzando tutti questi prodotti di sicurezza e andando a configurare correttamente tutti quanti il sistema operativo, eccetera. L'altro punto che già avevano accennato Michele e Carlo è non esiste la bacchetta magica per mitigare questi tipi di attacchi. La sicurezza è sostanzialmente un esercizio, è un assessment continuo, cercare di capire che cosa è che non va adesso, se adesso è tutto quanto in ordine, può darsi che domani ci sia un problema, una vulnerabilità che esce, che viene pubblicata, oppure banalmente una modifica che io ho fatto che magari può esporre la nostra infrastruttura ad eventuali attacchi. Ok,
se non ci sono domande, noi abbiamo terminato la nostra sessione. Grazie mille ragazzi, chiari, ho visto che sono arrivate qualche domanda, ci avete già risposto qualcuno di voi che era offline alle domande arrivate, vi ringrazio tanto per la vostra partecipazione, la vostra professionalità, chiedo alla regia di inviare il video e poi partiamo con la sessione di Giuseppe Gaia. Rieccoci in diretta, grazie mille, chiamo con me Giuseppe Gaia per la loro sessione. Eccoci qua, rivedo Beppe e Gaia. Buon pomeriggio. Ciao, buon pomeriggio. Ascoltate, mentre stavamo aspettando di farvi andare online, ho ricevuto una mail che mi dice che mio zio d'America mi lascia 1 milione di euro come eredità. Che faccio, clicco? Bravo, così ci piaci. È la domanda che tutti dovrebbero farsi. Possiamo cominciare quindi. Date. Grazie. Allora, buon pomeriggio a tutti. Che faccio? Clicco? Questa era una domanda che mi fece mia madre facendomi guardare il telefono, avendo ricevuto una classica mail di phishing dove, diciamo, un supermercato le dava tanti punti per tanti sconti. Questo in realtà viene fatto anche in un contesto enterprise, forse in maniera più pericolosa, perché andiamo a toccare appunto la componente asset aziendale molto più sensibile. Nella sessione di oggi chiaramente andremo a toccare questo tema, come un buon programma di security awareness può aiutarci nel mitigare appunto anche la componente del fattore umano, la nostra prima linea di difesa, e diciamo facendoci aiutare da uno strumento chiamato Attack Simulation Training. Io sono Giuseppe Di Pasquale, specialista tecnico delle tematiche di cyber security in Microsoft da diversi anni, ma comincio il mio percorso 17 anni fa in un contesto open source, per poi toccare la parte di network perimetrale e successivamente toccando anche la cloud security e in generale tutto il mondo Microsoft. Il mio compito è quello di aiutare i clienti nel miglioramento della loro postura di sicurezza con attività divulgative e dimostrative, e con me oggi c'è Gaia. Grazie Giuseppe, ciao a tutti e benvenuti alla nostra sessione. Sono Gaia Guadagnoli in Microsoft da meno tempo rispetto a Giuseppe e devo dire che la prima cosa che ho imparato in Microsoft al mio ingresso è non cliccare mai sulle mail e messaggi di Giuseppe. Quindi prima cosa imparata. Provengo da un contesto di consulenza dove mi occupavo principalmente di audit e audit di sicurezza e controlli di conformità. E in Microsoft ricopro il ruolo di Technical Specialist lato Cyber Security e analogamente a Giuseppe supporto i nostri clienti in tutte le loro operazioni di sicurezza. Bene, da entrambi un ringraziamento agli organizzatori, al Be Connected Day per averci ospitato ed aver comunque portato qui anche il nostro contributo attivo. Bene, iniziamo subito con qualche numero. I numeri ci piacciono, sono sempre qualcosa di tangibile, nel senso che ci fanno capire veramente il problema. Oggi il problema lo vediamo in due numeri in particolare, un 91% che ci fa capire insomma che ancora oggi la mail è il principale vettore di attacco che abbiamo in un attacco cyber. Dall'altra parte abbiamo quel brutto 20% dove ci dice che quando un utente riceve una mail clicca dentro questa mail entro 5 minuti. Questo ovviamente è un problema, è uno dei, diciamo, dei mali che dobbiamo in qualche modo curare, ossia il fattore umano, perché in un contesto enterprise, anche con tutta la tecnologia a disposizione che abbiamo, un comportamento umano, diciamo, non corretto può mettere a repentaglio l'intera infrastruttura e quindi l'intero business di un'azienda. E siamo presi da tantissime cose da fare, molto spesso non diamo peso ad una mail che ci arriva magari di phishing senza analizzarla correttamente, quindi il rischio è quello di cliccare e soprattutto per gente magari un po' meno esperta di noi che lavora in contesti non propriamente IT, questo errore può essere molto 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 più probabile. Okay? Il click ci porta dentro diversi problemi, uno di questi è proprio il ransomware, okay? Quindi andando a cliccare non solo vado a creare un problema con un potenziale furto di credenziali,
ma vado a immettere potenzialmente dentro la mia infrastruttura l'impiantamento, che non si può dire brutto, ma oggi lo lasciamo passare così, di ransomware. Cominciamo con, diciamo, il CryptoLocker, che è stato uno dei primi ransomware appunto a gestire la componente economica di un attacco, fino ad arrivare ad una vera e propria industria dei ransomware, dove oggi chi vuole un ransomware può semplicemente andare in uno shop tipo Amazon e andare ad acquistare il suo ransomware con una facilità impressionante. Nella sessione successiva il nostro collega Antonio Formato approfondirà proprio questo tema, lo Human Operated Ransomware. Andiamo a parlare un po' della tipologia di phishing che oggi abbiamo davanti. Il primo forse è quello che conosciamo tutti e in qualche modo, diciamo, lo diamo per scontato in tutti i contesti, è il phishing vero e proprio. Butto una mail così a tutti gli indirizzi, quelli che riesco a catturare, diciamo, tramite diversi tipi di metodologie, e mando questa mail di phishing veramente in larga scala, sperando che qualcuno clicchi dentro. Lo mando a milioni di persone, sono tranquillo che qualcuno abboccherà. Ed ecco anche che vediamo nel black market girare una quantità di dati in vendita come credenziali e similari. Lo spear phishing, una cosa un po' diversa, dove, diciamo, possiamo fare un esempio pratico in un contesto Covid. Lo spear phishing è una tipologia di phishing che va a targettizzare un tipo particolare di utenza, di azienda, con chiaramente dei payload, quindi delle costruzioni di mail di phishing più mirate al tipo di business o al tipo di comportamento che hanno quegli utenti. Significa che in un contesto Covid sono state mandate molte mail di spear phishing orientate a che cosa? Orientate ai vaccini, ai richiami, ad eventualmente a delle collaborazioni per lo sviluppo di vaccini ad aziende farmaceutiche. Questo è lo spear phishing. Dall'altra parte abbiamo il whaling, forse un po' meno conosciuto, ma detto in parole, diciamo, terra terra, il pesce grosso, ossia vado a studiare la figura di un C-level, quindi un executive officer che mi permette di, non so, attraverso LinkedIn piuttosto che meccanismi di social engineering, di andare a studiare questa persona, fargli una storia dietro e andare a creare comunque delle richieste specifiche tramite mail di phishing che permettono in qualche modo di far cadere nel tranello in maniera più precisa questo pesce grosso, ok? Questo, queste mail di phishing poi alla fine si traducono anche in diverse campagne che possiamo fare. Noi oggi qui abbiamo davanti un'analisi con 7 payload a disposizione. Con payload noi intendiamo che cosa? La tecnica che viene utilizzata per, insomma, per la mail di phishing, quindi quello che avviene dopo il click o un eventuale, insomma, doppio click. In particolare noi oggi, ne enunciamo 2 che sono alcuni dei più comuni, come il credential harvesting, ossia andare a creare moduli fake per l'inserimento di credenziali. Dall'altra parte abbiamo l'attached malware, quindi in questo caso l'utente che, insomma, con un documento che potrebbe contenere macro o similare, che viene aperto dentro una mail che a tutti gli effetti magari lecita, magari di un'utenza già compromessa, che quindi viene utilizzata come fiducia per arrivare sull'utente finale. E chiaramente questi attached malware nella maggior parte dei casi sono contenenti codice che principalmente è zero day, quindi è molto facile da poter inserire all'interno della nostra infrastruttura e quindi creare quel flusso chiamato di command and control verso, diciamo, un centro, un cervellone che poi va a comandare la mia postazione, controllato da attori malevoli, che va a comandare la mia postazione compromessa da remoto, e ovviamente si spande. Allora, abbiamo davanti la necessità quindi di creare dei programmi di security awareness per i nostri utenti finali, per i nostri clienti. Comunque dobbiamo adottare dei meccanismi che permettono di creare consapevolezza su questi utenti e, diciamo, mi permettono di abbassare la soglia del click rate, lasciatemelo chiamare, verso le mail di phishing. Questo per evitare, anche se siamo pieni di tecnologia, pieni di soluzioni di cyber security, ricordiamoci anche prima, facendo riferimento alla frase detta da Alessandro, ricordiamoci che comunque i nostri attaccati sono come l'acqua, trovano una crepa, si infilano dentro e alla fine passano. Dobbiamo impedire, attraverso chiaramente diversi anelli, il famoso defense in depth, di non arrivare dentro.
Quindi abbiamo i challenge che troviamo davanti nella costruzione di un programma di security awareness. Il primo è la security operation, quindi chi amministra questo tipo di servizio e in generale proprio tutta la sicurezza della nostra azienda. Solitamente queste persone non sono formate, quasi nessuno fa, diciamo, security awareness internamente, perché magari c'è la mancanza del tempo, quindi non so, è vero che in alcuni contesti si può fare security awareness in maniera gratuita, magari mi guardo qualche video su YouTube, piuttosto che poi faccio io una sessione interna, però ricordiamoci che anche il tempo ha un costo, quindi devo togliere da una parte una risorsa e metterla da un'altra parte a fare security awareness. Ho una mancanza di reporting, perché comunque uno strumento che non è articolato non mi permette di avere un ROI, quindi un return of investment indietro. Dall'altra parte abbiamo una mancanza di payload strutturati che mi permettono in qualche modo di fare successo, perché io più ho successo, più ho click rate, più ovviamente andrò a creare questa educazione di cui stiamo parlando. Dall'altra parte abbiamo gli info workers, ossia veramente gli utenti finali, che pensano che questa sia un'attività del tutto inutile, noiosa e che va a distogliere tempo dalla loro produttività. Ah, ma io devo lavorare, no? Cioè, come se questo non facesse parte del lavoro. Quindi ricordo ancora, durante un on-site presso un cliente, finivamo un'attività, la persona si alza e mi dice: guarda, devo andare a fare un'attività veramente noiosa, ma obbligatoria, la security awareness. Ecco, questo è proprio un esempio calzante di quello che può accadere. Poi troviamo i CISO, anello fondamentale in questo programma. Delle aziende che ce l'hanno, chiaramente, rappresenta secondo me la figura che deve andare a toccare questo argomento, che deve proporlo e che soprattutto deve essere appoggiato internamente dal team di HR, perché chiaramente ci sono diversi programmi interni e anche questo, con un tema di responsabilità e di privacy sul dato che vado a gestire, deve rientrare in questo, diciamo, in questa tematica di sponsorship. Quindi i più grandi problemi dei CISO in questo momento sono non avere strumenti adeguati appunto per misurare questo return of investment, ok? Non avere la visibilità di ciò che, se prima l'utente ha cliccato quella mail, dopo due mesi non me la clicca più. Quindi devo vedere i miei miglioramenti internamente per poi portare al board che effettivamente c'è stato un risultato tangibile. Nel classico framework di Technology, People and Process, insomma adottato da diversi anni, abbiamo a che fare con la sessione che stiamo facendo noi in programma, diciamo in particolare i programmi di Security Awareness, People. Parliamo di che cosa? Sempre della nostra componente umana, del nostro fattore umano, fondamentale da tenere sempre sotto controllo, e orientiamo, diciamo, l'attenzione verso la componente umana in tre pezzi. Il training, che quindi deve essere fatto con uno strumento, ricordiamoci che ogni persona è diversa e viene stimolata in maniera differente, quindi audio, video, piuttosto che training che devono essere più o meno lunghi. Quindi ognuno può avere un livello di interesse, il nostro obiettivo è rendere questo training piacevole e ovviamente che rimanga in mente con concetti chiavi. L'assessment, quindi andare a toccare con mano, con, diciamo, casi pratici, quindi quello che ci parlerà, diciamo, a brevissimo Gaia, la componente di test, quindi la mail di phishing, la campagna, le simulazioni di campagne d'attacco, ed infine l'analyze, quindi come diamo ai CISO effettivamente quella visibilità che tanto chiedono, aiutando anche la parte di security operation. Ce ne parla adesso Gaia. Eccoci qua, grazie Giuseppe. Dunque, per questa ottima introduzione di quella che è la problematica, i principali pain e i diversi tipi di attacco che è possibile riscontrare nella realtà che ci circonda, andrei a identificare due principali, diciamo così, necessità che le aziende, soprattutto le aziende strutturate, hanno all'interno di quella che è la costruzione della propria strategia di awareness relativamente al phishing. Prima di tutto, il phishing è importante, come dire, capire che non si tratta di un rush, ma si tratta di allenamento. Quindi la persona allenata, l'utente allenato che è stato formato e ha avuto più volte l'opportunità di identificare e capire come riconoscere quelle che sono i principali indicatori, che poi vedremo anche con Giuseppe, di una mail di phishing, è necessario che questo venga fatto su una base regolare. Dall'altro canto è
importante e fondamentale che ci sia una facilità nella gestione di questa strategia. Quindi i nostri amministratori di sistema, i nostri amministratori di sicurezza devono poter organizzare le operazioni di awareness sul lato phishing e quindi le campagne di phishing in maniera semplice, in maniera regolare e in maniera tale da minimizzare lo sforzo sia lato loro che lato utente. In questo senso Microsoft viene in aiuto con la soluzione Attack Simulation Training inclusa all'interno del Defender for Office 365 che va proprio a indirizzare queste due problematiche qui. Da un lato troviamo la possibilità di andare a creare campagne totalmente customizzabili da parte dell'amministratore e dall'altro troviamo la possibilità per l'utente non solo di trovare campagne di diverso tipo nel proprio inbox, ma anche la possibilità di seguire successivamente al click, nel caso in cui dovesse cascare nel tranello, la possibilità di andare a seguire diversi tipi di training creati appositamente per l'occasione. Inoltre, è importante anche monitorare il comportamento degli utenti, non solo per questioni di reportistica interna o esterna all'azienda, è importante anche monitorarlo per capire se la strategia che l'azienda sta seguendo è effettivamente efficace ed efficiente per il contesto specifico e quindi eventualmente implementare quei piccoli aggiustamenti che possono servire a proteggere giorno per giorno il perimetro aziendale. In questo senso l'Attack Simulation Training fornisce degli spaccati con dei report che vedremo più avanti che sono molto molto importanti perché danno proprio agli amministratori e a personale autorizzato la possibilità di avere visibilità dell'andamento del comportamento degli utenti rispetto al training e è possibile visualizzare reportistica relativa a tutte le campagne oppure a specifiche campagne perché ricordo che le campagne possono essere targettizzate a specifici gruppi di utenti. Tutto questo rende la soluzione di Attack Simulation Training la soluzione davvero più completa per la gestione della strategia di awareness relativa al phishing. Direi a questo punto di passare alla demo. Se siete d'accordo, vi presento il mio schermo. Benissimo. E vi faccio vedere il portale M365 Defender, che è un portale, come probabilmente molti di voi sapranno, che fa un po' da collettore di quelle soluzioni appunto incluse all'interno dello stack di sicurezza di Microsoft. Troviamo qui all'interno del menu di sinistra, questa è l'home page, dove troviamo innanzitutto il Secure Score, che è una delle soluzioni davvero più complete per il monitoraggio della postura di sicurezza della mia azienda, il Defender for Endpoint, di cui oggi non ci occuperemo, e la parte di Defender for Office 365. All'interno non riusciremo per questione di tempo a vedere ogni singola funzionalità disponibile, ma ci concentreremo appunto sull'Attack Simulation Training. Vedete qui, questo è il mio ambiente di test e vedete che è possibile andare a visualizzare diverse schede. In particolare la scheda di overview mi dà visibilità su quelle che sono le mie simulazioni più recenti, mi dà la possibilità di vederle tutte e mi dà la possibilità anche con un bottone molto intuitivo di andare a lanciarne una nuova. Qui sotto vediamo dei report relativi alle mie campagne che ho lanciato recentemente e appunto la coverage di quelle simulazioni perché avevo deciso di lanciarle in modalità randomica e poi appunto lo spaccato relativo al training che ricordo è un training che si aziona a valle del click dell'utente
all'interno del link malevolo, quindi della mail di phishing autorizzato che è stata inviata, si attiva un link che appunto permette all'utente di visualizzare il training mandatorio che io avrò deciso di assegnargli. Quindi, come vedete, è possibile vedere e customizzare poi all'interno di ognuna di queste schede, è possibile customizzare la propria reportistica, non solo appunto per questioni di reporting interno, ma anche per ragioni strategiche. Andiamo a vedere come si lancia una simulazione di phishing. Si parte, come vedete, è un wizard guidato in diverse fasi ed è una procedura davvero assolutamente guidata e diciamo molto intuitiva. Vediamo qui che abbiamo diverse family di tecniche, in particolare appunto abbiamo credential harvest, malware attachment, link in attachment, link to malware, drive by URL. Noi oggi ci concentreremo, come vi anticipava Giuseppe, sul credential harvest e quindi quella famiglia di tecniche che mirano a andare a sottrarre in maniera illecita, illegittima, le credenziali di un utente che viene attirato su form magari molto simili a quelli che l'utente è abituato a vedere all'interno del proprio ambiente e che mirano quindi a carpire le credenziali di accesso. Andiamo a dare un nome alla nostra simulazione, in questo caso io andrò a dare un nome relativo al BCD, è possibile per me andare ad inserire una descrizione all'interno della pagina della simulazione, questo per futura memoria ed eventualmente anche per utilità di altri amministratori o per chi revisionerà poi i risultati, e all'interno della famiglia del credential harvest, quindi all'interno della famiglia della nostra tecnica che abbiamo selezionato, è possibile andare a selezionare un payload, quindi la tecnica specifica che io decido che vada ad insistere in quella circostanza. Quindi in questo caso ho 87 payload tra cui scegliere in diverse lingue già preconfezionati che possono essere customizzati nel caso in cui io ne abbia desiderio, oppure posso, nel caso in cui io volessi creare un payload diciamo completamente mio e completamente magari relativo alla mia azienda, è possibile per me andarlo a creare from scratch, quindi dal nulla posso attivare questa opzione. Adesso io scorrendo andrò a selezionare un payload in italiano che ci promette grandi guadagni, quindi saremo contenti sicuramente di andarci a cliccare e qui possiamo vedere un po' di dettagli. E posso anche vedere, avere visibilità sulle simulazioni che ho lanciato recentemente su questo payload. Gli utenti, come abbiamo detto, è possibile targetizzare. Quindi mi interessa andare a vedere come si comporta tutta la mia popolazione aziendale o mi interessano solo determinati gruppi. Nel caso in cui io avessi desiderio di fare la simulazione su tutta la mia popolazione di utenze, lo posso selezionare. Nel caso in cui io avessi desiderio di inviare la simulazione solamente a un utente o a un gruppo di utenti, magari a un gruppo di utenti che nel passato ha avuto esperienza di attacchi di phishing e quindi è necessario testare con specificatamente quel gruppo di utenti, potrò andarli ad aggiungere qui. In questo caso l'utente che mi interessa aggiungere è proprio Giuseppe. Quindi vado a targetizzare la mia campagna, lo so che questo non è corretto e che stiamo barando perché Giuseppe ormai è stato avvertito di questa mail che arriverà, però confido nell'immaginazione della sorpresa. Cliccherò lo stesso. Cliccherai lo stesso, benissimo. Poi però dovrai fare anche il training, quindi è possibile appunto per me, per l'amministratore che gestisce la campagna, decidere. Nel caso in cui Giuseppe cliccasse sul link, cosa facciamo? Non gli diamo nessun training? Gli diamo un training da fare
mandatorio naturalmente, confezionato da Microsoft, quindi Microsoft naturalmente fornisce già training già confezionati e relativi a quel tipo di campagna di phishing che poi l'utente sarà chiamato a fare nel caso in cui fallisse la sua prova, oppure è possibile ridirigere l'utente a un URL custom, magari come nel caso in cui io avessi già magari come azienda una mia pagina di training specifica che prevede che abbia già insomma quel tipo di risorse. È possibile anche decidere la due date del training che ho assegnato al mio utente. A questo punto è possibile per me andare a decidere qual è la landing page. Quindi nel momento in cui Giuseppe cliccherà sul mio link, verrà fatto atterrare su una landing page che potrebbe essere quella di default già confezionata da Microsoft, potrebbe essere una landing page che io mi vado a costruire in maniera totalmente custom o un URL custom, come nel nostro caso abbiamo creato una landing page per l'occasione, quindi inserisco molto semplicemente il mio link e posso decidere quando lanciare la simulazione. Posso lanciarla subito, non appena si chiuderà il wizard e io confermerò la mia simulazione, oppure posso schedulare la simulazione per essere lanciata in un momento successivo. Quindi questo sicuramente è molto d'aiuto nel momento in cui ci sia bisogno di schedulare più campagne, magari simultanee oppure no, magari su gruppi diversi della popolazione aziendale. Ed è possibile anche decidere per quanti giorni andrà avanti la simulazione. Io lascerò qui le impostazioni di default. Qui vediamo la review della simulazione. Mi è possibile inviare a me stessa un test, al mio account amministrativo, un test della mail di phishing che potrò controllare, revisionare ed eventualmente modificare nel caso in cui ne avessi desiderio. A questo punto io faccio la submission della mia campagna e come vedete si tratta davvero di un, ecco qua, fatto, la simulazione è stata schedulata per il lancio. Come vedete qui c'è la data di oggi, allora precisa, poiché io l'ho schedulata non appena, per essere lanciata non appena io avessi finito la sua predisposizione, e quindi a questo punto lascio la parola a Giuseppe che ci farà vedere come cadere nel tranello. Ok, grazie Gaia, riprendo la condivisione schermo e vi condivido il mio browser. Allora, mentre attendiamo la mail di phishing che è appena arrivata, io chiaramente sono logato con la classica utenza, posta elettronica, quindi nulla di strano. Quindi questa che vi facciamo vedere adesso è anche l'esperienza utente finale nel cadere, insomma, in una mail di phishing a livello di esercitazione. Chiaramente alcuni diranno, beh, ma è strano però, già è strana la mail vista così. Allora vi assicuro che per tutti non è così, nel senso questa per alcuni potrebbe essere anche una mail normalissima. Ricordiamoci la possibilità di creare payload personalizzati, quindi tutto questo potrebbe essere realmente customizzato per un'esigenza specifica all'interno della vostra organizzazione. Mi ricordo quando, perché quello che stiamo facendo vedere noi è una tecnica di ethical hacking, quindi nel senso fatta con questa tecnica. Chiaramente security awareness si può fare anche con i cartelloni appesi in azienda, ma ricordo un'altra vicenda, quando all'interno delle macchinette del caffè il team di security girava per le macchinette del caffè nei diversi piani e diceva guarda che tra un po' con l'azienda stiamo facendo una convenzione, che ne so, con la DAZN di turno piuttosto che Netflix. Dico, quindi a breve dovrebbe arrivare questa, diciamo, questa convenzione, e dopo scattava la mail di esercitazione. Chiaramente, ecco, poco etico il tanto hacking sicuramente, ma è una cosa che avviene e che aiuta anche l'azienda tantissimo nell'affrontare questa tematica. Ho qui la mia mail, voglio avverare i miei sogni, io sto ristrutturando casa, quindi sicuramente mi interessa avere la chance di guadagnare migliaia di euro, clicco sul link e già faccio il primo errore, ok? Quindi nel senso, ho cliccato sul link, non dovevo, perché la mail non è quella che in teoria io mi aspetto. Qui abbiamo i primi segnali
diciamo, quindi abbiamo un indirizzo che di sicuro non è quello della login di Microsoft, e qui non c'è nulla di Microsoft, abbiamo un form di login, quindi il famoso credential harvest. Inserisco qui, in questo caso potrei inserire la qualsiasi, perché è semplicemente un form di raccolta dati, quindi email.it. Metto una password fake che può essere qualsiasi e faccio sign in. In questo modo sono stato compromesso, ho passato le mie credenziali e per l'occasione abbiamo creato una landing page particolare per il BConnect Day. Sia stato sottoposto al team, a phishing dal team di sicurezza, siamo noi, durante il live event del BConnect Day. Insomma, e qui abbiamo qualcosa che appunto, come dicevamo prima, può essere altamente personalizzata per l'organizzazione. Possiamo andare direttamente alla formazione piuttosto che aggiungere il calendario. Perché? Perché dopo l'esercitazione, sbagliando il test, ci viene assegnato un training. Quindi se torno sulla posta elettronica, vedo che ho commesso due azioni per le quali mi sono stati assegnati due training. Il primo è il click che ho fatto sul link dove non dovevo fare, che non dovevo fare. Dall'altra parte invece abbiamo la formazione relativa all'inserimento di credenziali. Quindi ho cliccato sul link e mi sono fatto, diciamo, tra virgolette, compromettere l'utenza. Quindi cosa faccio? Vado qui, clicco su Go the Training e mi vedrò i training che sono stati assegnati. Considerate che noi guardiamo solo i primi due, perché in realtà tutto il resto sono dei test che chiaramente abbiamo fatto con Gaia. E quando vado a cliccare sul training che mi è stato assegnato, considerate che come training sono veramente bassi, vanno dal minuto a massimo 7, per quello che abbiamo detto prima, concetti chiave, direttamente focus sull'argomento, poche frottole ma concetti che rimangono a mente. Quindi faccio start e parte il mio training, e c'è anche l'audio associato. Diciamo che il training è localizzato in 25 lingue diverse, quindi il tutto cambia in base alla lingua che io ho imposto direttamente all'interno di Microsoft 365 Defender. Quindi se qui avessi avuto italiano, il training era in italiano e così via. Quindi il training è molto breve. Alla fine di questo training chiaramente viene aggiornata anche la reportistica e l'utente, insomma, dovrebbe essere diventato un utente diverso perché ha imparato qualcosa che lo aiuterà anche nella vita privata. Okay. Andiamo verso la fine della sessione, quindi questa che vi abbiamo fatto vedere è sicuramente l'esperienza utente, molto semplice, come avete visto. E la Tax Simulation Training, come detto all'inizio da Gaia, è contenuto dentro Defender for Office 365, in particolare sul piano 2 e su Microsoft 365 E5, quindi che rappresenta il non plus ultra delle soluzioni di sicurezza che Microsoft offre ai clienti. Quindi abbiamo un set di funzionalità che sono presenti nei diversi piani di Defender for Office 365 e abbiamo la Tax Simulation Training incluso, come dicevamo prima, sul piano 2 e sulla parte di E5, insieme a tante altre feature di sicurezza che avete visto qui in lista, che comunque fanno parte di uno stack di protezione orientato a tutta la suite Office 365. Importante da dire che la Tax Simulation Training è una piattaforma di training e quindi di programmazione di programmi di security awareness in collaborazione con un partner chiamato Terranova Security, che fa proprio questo di mestieri, che ha integrato la propria piattaforma dentro la Tax Simulation Training di Microsoft. Questa slide l'abbiamo già vista, però dove vogliamo rimarcare quei concetti? Li vogliamo rimarcare su questa prima parte che vediamo, ossia la kill chain inizia con una mail di phishing o con l'apertura ovviamente anche di un attachment relativo. Defender for Office 365 ci aiuta in questo primo pezzo, anche con la componente di security awareness, come abbiamo visto adesso, e poi giustamente un altro set di soluzione ci copre la relativa kill chain, che insomma ci perdiamo poco tempo in quanto già diversi colleghi l'hanno menzionata. E il messaggio che vuole passare è che noi andiamo a coprire tutto questo primo pezzo con la componente di Defender for Office 365, quindi sia come formazione che come protezione. Vi lasciamo con tre link abbastanza semplici, poca noia, diciamo abbastanza effective. Allora,
Defender for Office 365, capiamo insieme che cosa è, link che ci descrive le funzionalità che avete visto, diciamo, elencate, ci sarebbe tantissimo da dire, perché sono veramente tante, però ne abbiamo parlato di un solo piccolo pezzo che quindi è incluso dentro, non devo pagare nessun altro per farlo, me lo trovo già dentro il pacchetto, insieme a tutto lo stack di protezione. E se non l'ho mai fatto o se oggi lo sto facendo in maniera differente, miglioriamo questo metodo utilizzando l'Attack Simulation Training e quindi proviamo a pianificare ed evolvere i nostri programmi di Security Awareness. Ed infine, è vero che siamo a novembre, ma è importante citare ottobre. Ottobre è un mese importante già da diverso tempo, perché un po' tutte le aziende che fanno security, cyber security, ottobre è il mese della Cyber Security Awareness Month. Quindi un mese dedicato a sensibilizzare questo argomento con delle azioni mirate, del training, più rispetto a, ad altri mesi, diciamo. Ecco. Però diciamo ottobre è stato un po' come mese rosso di calendario, definiamolo. Ok, quindi vi invitiamo poi una volta che il deck sarà terminato, cioè sarà condiviso, a cliccare pure sopra. Potete cliccare, cioè sul deck potete cliccare, non vi preoccupate. Quindi vi ringraziamo. Lui, garantito. Vi ringraziamo per il tempo, siamo stati un po' fuori ma siamo limitati, grazie ancora se ci sono grazie, domande. Grazie mille, grazie Giuseppe, grazie Gaia che nel frattempo grazie. Ha risposto anche a tutte le domande in chat, bravissima Gaia. Beh, per te cosa devo dire, hai cliccato quindi non ti posso dire bravo. Stavolta no. Bravo, bravissimo come sempre, numero uno, complimenti ragazzi. C'è una domandina veloce, scusate. Vai. Sono Fabrizio. Queste simulazioni ci saranno sull'M365 Business Premium o vanno attivate con un altro abbonamento? Sul Business Premium? Sì, sulla versione sotto i 300 utenti, non penso sia attivabile sotto i 300 utenti questo. Ah no, 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 non è attivabile. O alle 5 o il P2 sì, okay. La alle 3. Perfetto, grazie, scusate. La regia, diamo il contributo e poi partiamo con l'altra sessione. Rieccoci. Eccoci tornati insieme per le ultime due sessioni della Track Security Be Connected Day. Siamo un filo in ritardo, ma gli argomenti sono talmente belli e interessanti che abbiamo sfondato con un po' di minuti. C'è con me il grande Antonio Formato. Antonio, con Carlo abbiamo raccontato velocemente dell'evoluzione dei ransomware negli ultimi anni e in particolare degli Human Operated Ransomware. Tu ci racconti di come mitigarli. Sì, esatto. Buonasera a tutti, grazie Michele. A te. Ecco qui, allora, buonasera a tutti, Antonio Formato, Technical Specialist Security. L'obiettivo di questa sessione è quello di condividere e commentare un possibile piano di mitigazione, appunto per ridurre il rischio cyber legato ad attacchi di Human Operated Ransomware. Quindi partiremo con una definizione, poi vediamo quali strumenti possiamo utilizzare per affrontare il tema. Quindi per strumenti intendo l'organizzazione di servizi, l'utilizzo di funzionalità native delle varie piattaforme che considereremo, oppure l'utilizzo di funzionalità di prodotti all'interno della, diciamo, dell'offering Microsoft Security. Quindi abbiamo a che fare, probabilmente come già detto in altre sessioni, con attacchi di tipo estorsivo, già da molti anni. Il modello ransomware si è evoluto nel corso del tempo e diciamo non solo per stare al passo con i cambiamenti degli scenari tecnologici, ma anche diciamo si può ravvedere in qualche modo un rapporto causa-effetto tra l'evoluzione verso un modello human operated e il cambio di business model che muove questa tipologia di attacchi. Quindi lo human operated ransomware è un trend in continua ascesa, in continua crescita, ed è un problema che riguarda tutte le organizzazioni, grandi, piccole, ed è diciamo indipendente dall'industria di riferimento. E quindi chiunque, insomma, le organizzazioni devono affrontare questa tematica. Quindi riguardo il modello di business che muove le organizzazioni criminali che si celano dietro a questa tipologia di attacchi, vediamo qualche dettaglio, partendo anche confrontando un po' le differenze tra commodity ransomware e human operated ransomware. Le differenze principali sono anzitutto nel target, quindi non più singoli individui ma intere organizzazioni. Gli attacchi non sono più preprogrammati ma sono personalizzati e quindi guidati da intelligenza e competenze umane. La cifratura dei dati non è più opportunistica ma è calcolata.
è mirata, quindi spesso prima della cifratura assistiamo anche a una esfiltrazione dei dati, magari per praticare una double extortion. Dopo WannaCry, dopo diciamo NotPetya, le organizzazioni hanno investito molto diciamo in cyber defense e saggiamente anche è stata data molta enfasi ai processi di restoration dei dati e del backup. Quindi allo stesso modo le organizzazioni criminali non sono state a guardare ed hanno adattato il loro modus operandi e quindi prima della cifratura spesso quello che accade insomma di recente è una data exfiltration in modo che se la vittima decide di non pagare gli attaccanti hanno comunque un'altra arma per monetizzare in qualche modo, quindi possono avanzare delle richieste estorsive per fare in modo che i dati non vengano pubblicati oppure non vengano venduti al miglior offerente. Su questa slide, questa è una sintesi diciamo delle tecniche che maggiormente sono utilizzate per arrivare diciamo a compiere la parte finale dell'attacco ransomware, quindi l'utilizzo, l'installazione del payload. Per questioni di tempo andrò velocissimo, quindi si passa da una fase iniziale dove bisogna compromettere l'organizzazione, come dicevano i primi colleghi, molto spesso tramite phishing, ma non solo, quindi anche furto di credenziali, RDP brute forcing o comunque sfruttando vulnerabilità di diversa natura come ad esempio quelle dei concentratori VPN. Poi si passa da una fase di furto di credenziali, lateral movement per ottenere diciamo privilegi più alti, reconnaissance per guadagnare informazioni sugli asset e capire dove risiedono i dati più sensibili, quelli più pregiati, e poi alla fine l'esecuzione e l'installazione del payload e del ransomware. Quindi che cosa possiamo fare? Possiamo prepararci per affrontare diciamo l'attacco e rientrare da una situazione di attacco, possiamo in seconda battuta cercare di limitare i danni che possiamo subire e poi possiamo anche lavorare per rendere più difficile la vita di coloro che tentano di attaccarci e quindi aumentare il costo per l'attaccante. E quindi ci concentreremo nella presentazione di oggi sostanzialmente su questo terzo punto, come proponendo diciamo un piano di mitigazione che diciamo si va sicuramente diciamo declinato rispetto alle esigenze delle singole organizzazioni, che poi alla fine insomma c'è una base comune, però bisogna bisogna renderla diciamo specifica, bisogna rendere il piano specifico. Quindi affronteremo il tema dell'ingresso nell'ambiente, poi i movimenti laterali e diciamo la parte di execution. Quindi per quanto riguarda la prima parte analizzeremo come dire quello che possiamo fare sui servizi di collaborazione, sull'endpoint, l'accesso remoto, poi andremo a vedere gli accessi privilegiati, concludendo con i temi di data protection e di messa in sicurezza dei backup. Quindi l'obiettivo, partendo dalla collaborazione e dall'email security plan, l'obiettivo è quello di robustire la protezione dei servizi di collaborazione, la posta elettronica in primis, ma anche diciamo altri strumenti che noi utilizziamo per la nostra produttività. Cosa possiamo fare? Possiamo anzitutto cercare di ridurre la probabilità che gli utenti cadano nel phishing, e implementando diciamo correttamente il Defender for Office 365. Possiamo implementare gli accorgimenti protocollari tipici dell'email authentication, possiamo ridurre anche il rischio associato all'utilizzo di Teams, SharePoint, OneDrive in generale degli strumenti di collaborazione con il Defender for Office e con il Defender for Cloud App. Possiamo lavorare anche lato client abilitando l'AMSI, possiamo, e questo vale su tutti gli ambiti, monitorare tutti i segnali, le metriche di interesse, centralizzarli in un unico SIEM e poi diciamo sicuramente è importante investire in formazione per fare in modo che gli utenti contribuiscano attivamente alla protezione degli asset aziendali. Abbiamo visto poco fa una sessione di Giuseppe Gaia proprio su questo tema. Quindi qualche dettaglio in più, allora non mi dilungo sugli accorgimenti protocollari per l'email authentication e quindi per lo spoofing. La raccomandazione è sempre quella di configurare correttamente e attivare SPF di KIM e di MARC. Passando invece alla protezione attiva, quello che possiamo fare in aggiunta ai motori già presenti nell'Exchange Online Protection è l'utilizzo del Defender for Office, che mette a disposizione degli strumenti aggiuntivi per indirizzare con delle modalità avanzate il phishing e non solo, lo spoofing, con ad esempio la detonazione degli allegati e delle URL. La detonazione consente quindi di disporre di uno strumento di controllo aggiuntivo che è complementare a quello dell'antivirus.
abbiamo una sandbox sul cloud che analizza dinamicamente l'esecuzione diciamo di un potenziale di un file per identificare comportamenti riconducibili a tecniche di attacco note. Allo stesso modo, in maniera molto simile, SafeLinks aiuta a controllare la reputazione di una URL utilizzando la Microsoft Threat Intelligence. L'obiettivo anche qui è quello di ridurre la probabilità che l'utente cada nel phishing. E è importante sapere che con il Defender for Office queste funzionalità sono state estese anche a Teams, SharePoint e OneDrive, e quindi il suggerimento è quello di utilizzarle e estenderle anche su questi servizi di collaborazione. Sempre sul tema della collaborazione, un altro strumento che ci può venire in aiuto è il CASB di Microsoft, il Defender for Cloud Apps, che può intervenire comunque per monitorare nel caso di anomalie. Esistono delle detection specifiche per attacchi di tipo ransomware ed è possibile ad esempio monitorare l'accesso degli utenti guest ai nostri servizi. Pensate ad esempio alla possibilità di utilizzare una funzionalità di reverse proxy, quella che diciamo in gergo è chiamata conditional access app control, quindi per mediare le interazioni degli utenti esterni, ma anche insomma, qualsiasi tipo di utente, però gli utenti esterni magari sono quelli che possono essere più oggetto di controlli aggiuntivi, quindi le interazioni che questi utenti hanno con un generico servizio cloud nelle disponibilità dell'organizzazione, in particolar modo Teams, SharePoint e altri servizi del genere. Spostandoci poi un momento sull'endpoint, sulla quale poi c'è una sessione dedicata, possiamo limitare le conseguenze delle esecuzioni di macro, magari recapitate in allegato a messaggi di posta elettronica. Quindi possiamo abilitare l'AMSI. L'AMSI sta per l'Anti-Malware Scan Interface. È un open interface che consente agli antivirus di eseguire delle scansioni di macro oppure di script a runtime. E questo è molto utile soprattutto in quelle casistiche in cui diciamo in cui questi script sono magari scritti con codice offuscato e quindi per un antivirus magari è più complicato fare una scansione efficace. Ogni antivirus può diventare un provider dell'AMSI. Poi andando avanti nel nostro piano di mitigazione non possiamo non parlare degli endpoint, per cui bisogna proteggere gli endpoint qualsiasi essi siano, Windows, Linux, macOS, ma anche dispositivi mobili con degli strumenti che vanno più avanti, diciamo sono più avanzati rispetto a un antivirus. E questo perché diciamo questa tematica di prevenzione e blocco, cioè quello che un EDR può fare è molto utile sia per le funzionalità di hunting sia per le funzionalità forensi che derivano dal fatto di raccogliere delle informazioni telemetriche diciamo a basso livello sulla macchina. Importante come sempre è il tema dell'hardening con le security baseline e vediamo qualche dettaglio, per cui sul tema dell'EDR il Defender for Endpoint per Microsoft rappresenta un tassello molto importante nella strategia XDR perché copre diverse aree funzionali partendo dall'antivirus tradizionale andando avanti sull'EDR ma anche passando per l'auto-investigazione e l'auto-remediation oltre al TVM, quindi il Threat Vulnerability Management che è già stato oggetto diciamo di una sessione precedente e che in sintesi consente quindi di recepire la prioritizzazione suggerita per il patching sulla base della vulnerabilità e della criticità, della pericolosità delle vulnerabilità note rilevate diciamo sugli endpoint assoggettati alla piattaforma. E c'è una interessante integrazione anche con l'endpoint manager appunto per facilitare i processi di patching che sono sempre insomma qualcosa di abbastanza come dire difficoltoso a volte. Baseline, Microsoft pubblica le security baseline che sono le Microsoft Recommended Security Configuration in diversi ambiti, endpoint, sistemi operativi client, server, ma anche le Microsoft 365 application. Un altro tema diciamo che molti conoscono ma pochi utilizzano è l'Attack Surface Reduction. Ad esempio su Windows 10 e su Windows 11 esistono delle configurazioni che si possono realizzare per istruire il sistema operativo a limitare l'esecuzione di alcuni comportamenti a rischio, quindi limitare l'esecuzione di alcune tecniche di attacco potenziali. Quindi stiamo agendo in una fase di pre-breach. Ad esempio può avere poco senso che possa essere eseguito sul sistema operativo un codice offuscato, lo possiamo impedire, possiamo
evitare che processi non firmati possano essere eseguiti da dispositivi anche esterni, oppure impedire che un JavaScript possa eseguire dei contenuti scaricati precedentemente dal JavaScript stesso. E quindi vi invito insomma a valutare la possibilità di attivare quest'area funzionale disponibile sui sistemi operativi. Disponibile sul sistema operativo Windows 10, Windows 11, anche la possibilità di utilizzare l'antivirus in una modalità avanzata, quindi non soltanto le firme, ma anche le funzionalità avanzate legate alla cloud protection. E un suggerimento è quello di attivare sempre la funzionalità di tamper protection, che ci può aiutare a impedire che un attaccante con un livello di privilegi alto, che magari ha compromesso una macchina, possa disabilitare gli strumenti di security a bordo dell'endpoint stesso. Quindi il tema successivo è quello della messa in sicurezza dell'accesso remoto. E questo è un tema importante perché, diciamo, spesso in alcune campagne di attacco uno dei punti di ingresso è stato appunto l'accesso VPN, il concentratore VPN, e quindi è importante fare delle considerazioni anche sulla messa in sicurezza del remote access. Possiamo ad esempio utilizzare l'Azure AD per aggiungere una multifactor authentication alle VPN, possiamo utilizzare l'Azure VPN Gateway, possiamo andare oltre la VPN, quindi pubblicando l'RDP attraverso l'Azure AD Application Proxy. Parlando di Application Proxy, questa è una funzionalità dell'Azure AD che ci consente di esporre delle applicazioni web tramite un reverse proxy, quindi invece di aprire dei flussi inbound in una DMZ possiamo istanziare dei connettori, una componente software per fare in modo che apriamo dei flussi solo outbound verso Azure, stabiliamo un tunnel e all'interno di questo tunnel ci mettiamo in ascolto delle sessioni che vengono dai nostri, diciamo, dai client che devono fruire delle applicazioni. E questo, diciamo, possiamo quindi garantire un accesso applicativo senza cambiare il codice dell'applicazione, senza, come dire, cambiare l'architettura e soprattutto in una modalità sicura e controllata, magari aggiungendo anche un layer di pre-autenticazione con una multifactor authentication, anche per quelle applicazioni che normalmente non la supporterebbero. Con un principio simile possiamo esporre l'RDP tramite l'application proxy, e ho riportato quindi un riferimento anche su questo. Un'altra modalità per accedere diciamo in modalità amministrativa alle macchine virtuali che sono su Azure in RDP o SSH e l'Azure Bastion, che ci consente di accedere senza esporre pubblicamente l'IP. Quindi qui il messaggio forte è sicuramente non dobbiamo avere RDP esposto su internet. Poi, riprendendo il tema della VPN, aggiungo soltanto un'informazione sul fatto che i maggiori concentratori VPN sono già presenti nel marketplace e quindi sono già facilmente integrabili con l'Azure AD, e quindi è abbastanza facile attivare delle policy di conditional access per aggiungere una multifactor authentication e mettere in sicurezza l'accesso remoto. L'accesso remoto che poi mi consente di estendere il tema al tema dell'identità. Sul tema dell'identità si possono fare tante considerazioni. La prima sicuramente è quella di disabilitare la legacy authentication e quella di utilizzare conditional access e multifactor, e eventualmente anche di iniziare un percorso di adozione di passwordless authentication. Quindi, andando avanti con qualche dettaglio aggiuntivo, sicuramente, diciamo, il primo step è quello di estendere la multifactor a tutti gli utenti, e diciamo facendo questa estensione possiamo anche prendere in considerazione quello che si dicevano altri colleghi prima sull'identity protection, e quindi far entrare nel computo delle nostre policy di conditional access anche il fattore di rischio. E poi, diciamo, un trend che è in continua crescita è quello della passwordless authentication, che è un percorso che ci porterà a non avere più la password utilizzando strumenti come il Windows Server for Business, la Microsoft Authenticator App, oppure diciamo in alternativa delle chiavette certificate FIDO 2. Ok, quindi parlando degli accessi privilegiati, anche su questo tema sono state fatte in precedenza delle considerazioni. Questo è un tema complesso, articolato, è difficile fare una sintesi in questo intervento. Quello che posso dire è che ci sono almeno due obiettivi da perseguire: limitare la possibilità di eseguire attività amministrative ad alti privilegi soltanto su percorsi specifici, e il secondo è mettere in sicurezza questi percorsi. Quindi, a proposito di percorsi, possiamo, diciamo, fare una sintesi: esistono due tipologie di percorsi, lo user access, che è quello che viene utilizzato dagli utenti per la propria produttività e quindi l'accesso alle applicazioni,
il percorso invece privilegiato per le attività di tipo amministrative. E tipicamente un Access Management System ha anche un Identity System e un meccanismo per elevare i privilegi. Questo fa sì che la superficie d'attacco potenziale non è mai trascurabile e quindi bisogna diciamo, intraprendere le giuste azioni correttive sia dal punto di vista architetturale, ma di hardening, di utilizzo magari di prodotti di monitoraggio, di protezione DOC per fare in modo che questa superficie d'attacco possa essere ridotta e quindi interrompere i possibili percorsi che un diciamo human operated ransomware o in generale un human operated attack può sfruttare. E quindi su queste tematiche Microsoft può mettere sul campo diversi strumenti a supporto della strategia di privilege access. A questo punto, diciamo, tra questi strumenti ha senso citare, lo citerò soltanto per questioni di tempo, il tema dello Zero Trust. Ricordo che lo Zero Trust in realtà lo si cita spesso legato all'identità, però diciamo la definizione che a me piace di più è quella che ho sentito da Neil Zuck, probabilmente qualcuno di voi conosce, e che riguarda il fatto, diciamo lui la definisce come la rimozione di tutti i trust impliciti in tutte le transazioni digitali. Quindi è sicuramente molto senso applicarla all'identità, ma anche a tutte le altre aree che abbiamo visto prima e che vedremo fino alla fine di questo breve talk. Quindi è importante sempre monitorare e proteggere i sistemi sia on-prem che sia anche cloud, i sistemi di identità. Questo lo possiamo fare con tanti strumenti, tra cui lo stesso Azure Active Directory, ma anche il Defender for Identity. E quindi gli ultimi due punti ci portano verso la chiusura del talk. Riguardano la protezione dei dati. La protezione dei dati è fondamentale per distruggere, diciamo, per il modello di business che poi c'è dietro allo human operated ransomware. L'idea è quello di migrare verso il cloud per poter utilizzare funzionalità di protezione nativa e quindi implementare dei processi periodici anche di review dei permessi, e ci sono strumenti che ci consentono di fare appunto questo. Se l'organizzazione utilizza OneDrive, SharePoint, online è possibile utilizzare le funzionalità native di versioning del cestino, della recovery, del file recovery, e valgono quindi le seguenti considerazioni. Sul versioning Microsoft 365 conserva fino a 500 versioni di un file per impostazione predefinita, poi è possibile configurare per conservarne un numero maggiore. Riguardo il cestino, diciamo, se il ransomware crea una copia dei file che poi dei file che vengono cifrati, quindi vengono spostati dei file nel cestino, sia i clienti hanno a disposizione fino a 93 giorni per ripristinare i contenuti. Dopo questo lasso di tempo, con l'apertura di un case, Microsoft può ancora restaurare per ulteriori 14 giorni questi dati. Riguardo il file restore, sono previste anche delle modalità self-service. Nella slide ho riportato proprio degli screenshot che testimoniano l'esperienza utente, per fare in modo che lo stesso utente finale, non solo gli amministratori, possano eseguire un restore dei propri dati, magari cifrati a causa del ransomware, dal proprio OneDrive. E un'altra funzionalità importante che ha sempre a che fare con ransomware, che è diciamo più specifica verticale del client, è quella del controlled folder access, che è una funzionalità di Windows 10 e Windows 11, presente anche su Windows Server 2019 e 2022, che ha l'obiettivo di proteggere diciamo i dati che sono all'interno di un elenco di folder. Questa protezione è garantita diciamo da un controllo rispetto a una lista dinamica di applicazioni e di processi consentiti che possono andare a scrivere e modificare. Questo consente quindi di impedire la cancellazione, la modifica, la sovrascrittura da parte di potenziali attacchi che magari con un tool, con uno script vanno a perseguire l'obiettivo finale, che è quello di rendere indisponibile il dato. Infine, l'ultima, diciamo, l'ultima considerazione che volevo fare è sul tema del backup, che è cruciale quando si parla di ransomware, perché diciamo, è opportuno disporre di efficaci sistemi di backup, e molte organizzazioni diciamo, dispongono di adeguati sistemi di backup, ma è altrettanto opportuno verificare periodicamente le procedure di restore.
Come possiamo aiutare come Microsoft in Azure? Con Azure Backup è possibile, diciamo, mettere in sicurezza i backup con dei meccanismi per, come dire, controllare, impedire all'attaccante che possa di modificare anche la copia di backup in estrema sintesi, utilizzando ad esempio dei sistemi di strong authentication oppure uno storage, come dire, immutabile, quindi che posso scrivere una volta e non modificare più. Vi lascio con una slide con alcune referenze che poi ho utilizzato anche per fare la, diciamo, per confezionare la sintesi di questo talk, di queste slide. Antonio, grazie mille per questa sessione, molto utile. Grazie a voi. È arrivata una domanda dal pubblico che chiede se la Tamper Protection è attivabile su Microsoft 365 Business Premium. Allora, la Tamper Protection è una funzionalità del sistema operativo, per cui, diciamo, la risposta è sì, la risposta breve è sì, la configuro con uno strumento di management, ma la posso attivare tranquillamente. E direi che tante delle funzionalità che hai detto fanno parte del sistema operativo, esatto, che possono essere attivate come la Folder Protection piuttosto che sul Face Act Reduction, sono due funzionalità che sono già nel sistema operativo. Ecco, e tanti ci sono, possono... esatto, tanti non le usano, avendone disponibilità. Perfetto, inizio io. Allora, senza neanche volerlo, ci ricolleghiamo direttamente con l'ultimo argomento che spiegava Antonio, la parte di backup. In questa sessione andremo a mostrare un po' come funziona tutta la parte di gestione di sicurezza dei dati, l'Office 365. Non ci dilungheremo tanto sulla parte magari di data protection, perché abbiamo avuto comunque già tantissime sessioni in giornata. Intanto ci presentiamo prima di iniziare. Io sono GE, sono un Customer Engineer Microsoft, lavoro nello specifico nell'ambito del Modern Work. Io sono Gianluca, sono nello stesso team di GE e lavoro anch'io sulla parte Modern Work, su Exchange Online, Compliance e Security. Sono Dennis, siccome Gianluca seguo tutta la parte di Exchange, Exchange Online e Security su Office 365 come Customer Engineer, quindi siamo parti dello stesso team. Okay, allora, visto che è l'ultima sessione di giornata, cerchiamo di essere molto interattivi sia come a livello di audience, quindi cerchiamo di rispondere e avere anche tante domande, che cerco di coinvolgere anche Michele e Fabrizio, che sono nei panni dell'host, ma cerchiamo di fare un paio di domande anche a loro. Per cui iniziamo con la domanda chiave di questa sessione: abbiamo effettivamente bisogno di soluzioni di backup per i dati che abbiamo all'interno di Office 365? Magari chiedo a Michele, magari gli do 15-20 secondi a Michele per magari una sua opinione. Poi passo a Fabrizio. Allora, diciamo che ci sono built-in delle funzionalità che mi permettono di lasciare il backup come ultima soluzione. Nel senso che immagino con SharePoint i cestini per poter recuperare eventualmente file cancellati. Ricordo la possibilità di recuperare un utente cancellato da Azure AD entro 30 giorni, piuttosto che una casella di posta, piuttosto che un elemento di mail, se non ricordo male, entro 15 giorni. Okay? Adesso vado a memoria. Così stai facendo spoiling comunque. Hai fatto spoiler, perché... fatto spoiler. Siamo a Fabrizio allora. No, non è vero. Non ha dai fatto tutta questa spoiler, in parte, ragazzi. Però... in parte, molto piccola. Devo dire no, probabilmente sì, forse c'è bisogno. Vuoi dare una tua opinione, Fabrizio? Sì, guarda, io in maniera più sfrontata, no, non c'è nessun tipo di bisogno, credo. Perlomeno io non me ne sono mai preoccupato, quindi adesso nel bene e nel male mi sono esposto. Prego. Cercheremo di fare un po' la stessa cosa anche noi, no, in questa sessione. Cerchiamo di rispondere a questa domanda fornendovi tutte le informazioni tecniche per quanto riguarda l'infrastruttura e proprio il modello di servizio, e spiegarvi un attimo, farvi capire un po' un attimo in quali scenari potremmo aver bisogno di queste soluzioni. La prima cosa è che stiamo cambiando approccio, perché in questo caso stiamo parlando di un SaaS. Prima di capire se c'è bisogno di un backup o no, dobbiamo capire anche cosa serviva il backup. Perché il concetto di classico di backup con tutto questo cambio di modello potrebbe essere un concetto abbastanza obsoleto. Per cui iniziamo un po' con la domanda: cos'è il backup? Quindi facciamo proprio un passo indietro. Giusto 10 secondi, questa volta inizio da Fabrizio. Ci puoi dare una definizione di backup dal tuo punto di vista?
Sì, una copia dei dati. Quindi io ho bisogno di far uscire, di copiare questi dati da qualche parte che non è probabilmente dove sono originalmente. Mm-hmm. Ok, Michele? Sì, anch'io appoggio la risposta di Fabrizio, una copia dei dati da mantenere possibilmente in un ambiente diverso da quello dove i dati risiedono, originali. Perfetto. E magari da testare ogni tanto il suo funzionamento corretto. Ok, allora più o meno coincide un po' con la descrizione che abbiamo trovato sui vari dizionari, enciclopedie online, eccetera. Per cui lascio un attimo la parola a Gianluca per... Sì, da Wikipedia di fatto, questa è la definizione di Wikipedia ed è esattamente quello che Michele e Fabrizio ci hanno detto. Non è altro che una copia offline del dato storata da qualche parte. Quello che forse ci siamo dimenticati di dire relativamente al backup è l'uso del backup. Perché? Perché ci sono funzionalità all'interno di Office 365, all'interno di diversi cloud provider, che possono essere definite similari al backup, assimilabili quasi a un backup, ma è importante considerare che queste funzionalità non nascono con l'obiettivo di un data loss event, di prevenire un data loss o di rispondere a un data loss event solamente, ma nascono come funzionalità di compliance. Pertanto, se posso dire la mia, giusto per dire quello che dicevano Fabrizio all'inizio, Michele su, riportando alcune funzionalità, ammetto di non essere completamente d'accordo con voi, con nessuno dei due. Perché? Perché è vero che il backup potrebbe essere un concetto parzialmente obsoleto. È vero che in alcune realtà ciò che ci offre il nostro cloud provider può essere assolutamente abbastanza. In altre realtà potrebbe, in certi casi, non essere effettivamente abbastanza. Perché? Perché innanzitutto il backup è tipicamente utilizzato per rispondere a un evento disastroso di disaster recovery. E il disaster recovery è normalmente misurabile con due valori. L'efficienza del nostro sistema di disaster recovery, l'RTO e l'RPO. Ora, Office 365 e l'infrastruttura di Office 365 è stata disegnata con RTO e RPO tendenti allo zero. Beh, ma allora Gianluca, facciamo subito una domanda perché c'è qualcosa che magari non mi torna. Hai appena detto che abbiamo un RPO e un RTO a zero, però che io sappia, se noi facciamo, se almeno proviamo a fare un export, ad esempio di una larga casella di posta, facciamo finta che sia da, che ne so, 100 giga, sappiamo che ci impiega tanto, no? Quindi potresti spiegare un po' come funziona questo RTO a zero? Cosa intendi per RTO a zero? Sai, la semantica è importante. Non ho parlato di dati, infatti. Se vedi, è chiarito che si parla di infrastruttura. L'RTO e l'RPO infrastrutturale tendono a zero. Sono concetti completamente diversi tra il dato e l'infrastruttura. Ti lascio andare avanti, Gino. Diciamo che la risposta ovviamente è sempre un po' un dipende, no? Dipende dallo scenario, dipende dai requisiti, dipende dall'eventualmente anche regolamentazioni di sicurezza legislative che abbiamo bisogno di rispettare, no? come gestione dei dati. Per cui prima di andare un po' più nel dettaglio, andiamo a capire adesso un po' cosa vuol dire la resilienza infrastrutturale, quindi l'RTO RPO tendente zero di Office 365. Perché l'architettura di Office 365, essendo un SaaS, è stato disegnato in questa modalità per avere questo tipo di sicurezza del dato. Dopodiché facciamo una breve carrellata, ma sono argomenti che in realtà, ad esempio, Antonio nelle sessioni precedenti ne ha già toccati. Parliamo quindi un po' delle varie funzionalità legate al backup, sia nell'ambito un po' più di data loss che nell'ambito un po' di data protection. Innanzitutto cambia un po' l'approccio, no, di gestione, perché l'approccio classico del backup era io mi faccio, che ne so, lo snapshot della macchina virtuale, mi faccio il backup del database in caso di data loss, in caso di problemi, di disastri in generale, posso fare un restore per portare la situazione
attuale, quindi disastrata, nella situazione precedente. Questo perché io gestivo anche l'infrastruttura, ma visto che il modello ormai è un modello SaaS, abbiamo anche una condivisione, no, di responsabilità, per cui per forza delle cose la gestione è un po' differente. Lascio Gianluca andare un po' più nel dettaglio da questo punto di vista. È chiaro, qua abbiamo il tipico esempio di shared responsibility relativa a un cloud provider, per cui tornando sempre al discorso backup e tornando a quello che diceva G, quando andiamo a guardare tutto l'approccio relativo all'operating system, all'host fisico, alla parte di network e application, va da sé che in questo caso il backup è chiaramente un concetto obsoleto. Ci sono però delle parti che non sono assolutamente responsabilità di Microsoft. Come vedete, gli account e l'identity, anche in parte l'identity infrastructure è parte di Microsoft con Azure Active Directory, parte del cliente eventualmente con la propria Active Directory locale, così come i device e la parte soprattutto importantissima di information and data. La parte di dati è assolutamente responsabilità del cliente, non è responsabilità di Microsoft. Questo vuol dire che in certi casi avere un backup o avere un sistema che ci protegge da determinati dati potrebbe essere utile. Ripeto, potrebbe, non è per forza una necessità. Ma discutendo di tutta la parte di responsabilità Microsoft, che è una delle parti che spesso il cliente è più, a cui il cliente è più interessato, perché potrebbe esserci fiducia, potrebbe esserci parte di sfiducia, quindi potrebbe il cliente voler sapere esattamente che cosa succede al di sotto, all'interno dei nostri data center, capire che se realmente il nostro sistema è resiliente, come diciamo. Ora questo, come ha detto G, andiamo a fare una carrellata molto veloce, non ve li sto a menzionare tutti, non vi voglio annoiare, ma queste sono alcune delle possibili resilienze architetturali che Microsoft riesce a mettere in piedi all'interno di Office 365. Quello che mi piace menzionare, parlando di queste parti, è sicuramente la parte di replication. La parte di replication è importantissima perché dipendente da alcuni workload, ma ci sono workload ad esempio che hanno lo stesso dato, pensate, replicato su 4 poli completamente geograficamente dispersi. Questo vuol dire che anche un disastro che interessa un intero stato, pensiamo all'Europa ad esempio, quindi un dato localizzato all'interno del sistema Microsoft europeo, il fatto che uno stato come l'Olanda, come l'Irlanda possa avere un enorme problema infrastrutturale e andare giù completamente, potenzialmente non crea alcun genere di problema all'interno del data center Microsoft. Importante inoltre considerare che i nostri cluster sono completamente active-active, il che vuol dire uno va giù, non abbiamo la necessità di eseguire un vecchio switch delle risorse da un'altra parte, sono già attive dall'altra parte. L'altra parte molto importante di resilienza, per quanto non si parli esattamente di resilienza, è la parte di data governance framework presente all'interno di Office 365. Queste sono tutte le famose retention policy a cui tutti riferiscono. Ora, queste sono importanti, sono sicuramente un concetto di resilienza, un concetto di data governance e data saving, e data safety se vogliamo, ma una cosa molto molto importante, non sono assimilabili a un backup. Perché non sono assimilabili a un backup? Perché questi sono oggetti che sono nati con una precisa idea in testa, con una precisa idea che ci porta alla compliance del dato, non solo al safety del dato. Poi la compliance e la safety del dato in certi casi possono assolutamente coincidere, questo è verissimo, ma la compliance del dato non ci dà ad esempio un RTO così elevato. Perché? Perché non abbiamo la necessità di schioccare le dita e aver ripristinato tutto quanto il dato in termini di compliance, ci basta avere l'opportunità effettivamente di recuperarlo. Ecco, questo potrebbe essere uno dei casi in cui potrebbe essere interessante per un cliente avere un sistema di backup più performante, motivo per cui esistono diversi partner che ci permettono di avere questo tipo di funzionalità. Lascio la parola a G. Ok, allora diciamo che
ovviamente ogni workload cambia un po' l'approccio. Parliamo di Office 365, un scenario cloud, un prodotto su cloud in cui ci sono diversi workload e diverse possibilità per lavorare e diverse necessità. Allora, partiamo un po' con il discorso dell'exchange, che secondo me è un prodotto che di solito i clienti ci chiedono spesso, soprattutto del fatto che noi abbiamo bisogno di backup per l'exchange, è necessario fare il backup di una casella di posta sull'exchange. Allora, innanzitutto, sempre nell'ambito della replication tra data center di Microsoft, è molto importante capire che l'exchange in pratica rispetta il vecchio approccio che noi chiamavamo nell'on-prem di preferred architecture. E qual è la preferred architecture? Parliamo di replicazione dei dati tra data center. Ok, la stessa cosa succede con i database di Exchange Online. Quindi noi abbiamo questa replica di questi database tra diversi data center in Microsoft, non necessariamente all'interno dello stesso paese, ma sia all'interno di una stessa region, ok, che potrebbe avere più di un paese. E tra l'altro noi abbiamo non solo questa replica di questi database, ma anche la protezione in transit, tra virgolette, del messaggio. Quindi mentre il messaggio è su quello che noi chiamiamo di pipeline di trasporto, quindi magari il messaggio è entrato in America, però la casella di posta dell'utente Pippo è nel data center in Irlanda. In quel caso noi facciamo una copia di sicurezza di quel messaggio. Nel caso in cui succede qualsiasi tipologia di disaster, noi abbiamo la possibilità, ecco, di ripristinare quel messaggio. Chiederei di andare avanti, G, per favore. Ok. Quando noi parliamo dell'ambito retention lato exchange, come funziona in pratica la possibilità di inserire la retention su una casella di posta? La prima cosa che dobbiamo capire è che di default, quando noi facciamo la creazione di una casella di posta, quella casella di posta avrà 14 giorni di retention, e questi 14 giorni possono essere anche aumentati fino a 30 giorni. Ok, questo di solito è quello che noi chiamiamo di single item recover, è il tempo su cui noi possiamo dare ai nostri utenti di ripescare quella mail già cancellata dal suo cestino. Ok, quindi quando l'utente apre dal suo Outlook, ad esempio, e vuole ripristinare una mail, la mail in teoria rimarrebbe lì per 14 giorni se nessuno ha fatto la modifica fino a 30 giorni, ok? O ovviamente al tempo necessario, entro 30 giorni massimo. Il discorso è quello, di solito 14, 20 o 30 giorni non sono sufficienti. E poi la domanda nasce, ok Dennis, se noi vogliamo mantenere questi dati, queste mail per, che ne so, un anno, due anni, 10 anni, abbiamo delle necessità specifiche legate al nostro business, abbiamo una legge che ci dice che dobbiamo mantenere per 7 anni, va bene, nessun problema. L'Office 365 ci permette di applicare la famosa retention policy, e la retention policy è in grado di, possiamo dire, bloccare il messaggio in modo che quel messaggio, anche se viene cancellato dall'utente, il messaggio poi rimarrà in un cestino nascosto della casella di posta dell'utente, chiamato purge folder. In questo caso quello che vale ovviamente è il tempo di retention, quindi se noi abbiamo deciso di mantenere la retention per un anno, il messaggio rimarrà lì per un anno più 14 giorni del single item recover. Ok, passo la palla a G. Sì, passiamo un po' all'architettura di SharePoint. All'interno di SharePoint tendenzialmente abbiamo due tipologie di informazioni. Quando parliamo di SharePoint parliamo principalmente dei file, quindi compreso anche OneDrive in questo caso, che viene ospitata all'interno dell'infrastruttura di SharePoint. Quindi abbiamo i file, ma abbiamo anche i metadati, quindi le proprietà tendenzialmente dei file.
i file vengono salvati su Azure, ok? Utilizziamo un Azure Blob Storage per salvare i file, dove a livello di architettura questi dati sono ridondati, hanno una storage di tipo localmente ridondato, LRS, e non viene committato quindi su Azure SQL, perché poi il riferimento va comunque su un SQL, ok? Fin quando non sono entrambe le copie non sono state validate. E poi c'è un continuo controllo di reliability a livello di infrastruttura, come c'era anche su SharePoint on-premise, per quanto riguarda lo storage. Okay. I metadati, come i riferimenti dei file, stanno su un SQL, quindi qui parliamo di Azure SQL, non parliamo più di SQL classico, quindi parliamo già di un servizio PaaS che di natura è già alta affidabile, che ha già la scalabilità, eccetera. Per cui riusciamo un po' a avere tutte le informazioni all'interno di queste due piattaforme. Come aveva anticipato anche Antonio nella scorsa sessione, esiste anche una parte di disaster recovery, quindi i dati vengono tenuti per 14 giorni, i dati, quindi possiamo chiedere puntualmente anche dei restore degli interi siti SharePoint o OneDrive, e il backup viene operato ogni 12 ore. Quindi adesso riepilogo velocemente perché Antonio ne aveva già parlato, riepilogo giusto per avere un recap delle varie funzionalità a livello di protezione dal ransomware. Quindi qui parliamo effettivamente anche di un backup vero e proprio, quindi a livello di utenti abbiamo un versionamento abilitato di default fino a 10.000 versioni, ci sono i due cestini con 93 giorni di retention e possiamo fare anche dei restore massivi, perché a livello di funzionalità l'utente stesso può fare un restore negli ultimi 30 giorni. Poi a livello di tenant, gli amministratori possono impostare delle retention, in questo caso parliamo della funzionalità effettivamente di compliance, quindi manteniamo il dato in modo che i dati siano recuperabili, ma alla fine non facciamo un restore, possiamo utilizzarlo per fare il restore, ma alla fine in realtà non è una funzionalità creata per un backup vero e proprio. E poi il livello di data center, come dicevamo prima, 14 giorni, richiedibile tramite dei ticket al supporto. Passiamo adesso a Teams come l'ultimo workload di Teams, come informazioni principali. In realtà, come potete vedere da questo grafo, non ne ha molto, nel senso che le informazioni principali sono i messaggi, oppure sono tendenzialmente i file. Gli altri dati vengono ospitati direttamente da altri applicativi. Quello che sta realmente all'interno di Teams, parliamo proprio di file, per cui alla stessa architettura ovviamente di SharePoint, l'unica differenza che c'è è per la parte di messaggistica, perché la copia che c'è su Exchange è una copia per compliance che viene sfruttato da eDiscovery, che viene sfruttato dalla retention, dal legal hold, quindi da tutte queste funzionalità di compliance, ma i dati in tempo reale stanno su Azure. E qui come storage abbiamo un Azure Cosmos DB, che di natura è un'architettura distribuita, per cui è già per natura ovviamente alta affidabile. Giusto per chiudere, adesso chiedo magari anche un feedback da parte di Fabrizio, Michele o eventualmente anche dal pubblico, giusto per riepilogare, Office 365 ha un'architettura già resiliente by design. Alcuni worker sono stati disegnati come appunto backupless, ma a livello di infrastruttura abbiamo l'obiettivo di ridurre a zero il RTO e il RPO. Ci sono varie funzionalità a livello di servizio, a livello di utente finale, a livello di tenants che possono aiutare le organizzazioni a fare backup sia per il disaster recovery, ma soprattutto per la parte di compliance. Per poi alcune regolamentazioni, alcuni requisiti, alcune anche condizioni specifiche di certe aziende, possiamo suggerire sicuramente delle soluzioni di backup, ad esempio all'interno di Teams per alcune regolamentazioni potremmo avere la necessità di registrare sempre tutti i meeting di alcuni utenti, perché sono regolati da delle leggi, ad esempio. In quei casi noi stessi suggeriamo delle funzionalità, anzi delle soluzioni più che funzionalità,
prodotte da dei partner, ad esempio, che si chiamano, alcune di queste si chiamano compliance recording. Quindi una volta che abbiamo l'abilitazione, possiamo abilitare quindi questi applicativi esterni che registrano e salvano questi dati da qualche parte scelto dal cliente per rispettare appunto queste regolamentazioni. Quindi non abbiamo una risposta, no, definitiva per dire sì o no, ma è sempre un dipende, dipende dal scenario, dipende dalle regolamentazioni e dipende un po' da come si vuole organizzare l'organizzazione stessa che, ha, che ovviamente deve gestire i propri dati. Sì, dipende molto anche dal tipo di cliente che vuole e se vuole effettivamente, se se la sente anche di utilizzare esclusivamente gli strumenti che il nostro tenant o che la nostra infrastruttura mette a disposizione. Abbiamo visto ad esempio quello che ha detto G poco fa sul discorso ransomware. Ci sono scenari in cui pur avendo salvato il dato, perché ripeto, tramite le nostre retention policy, il dato rimane comunque salvato, può essere molto complicato riuscire a recuperare tutte le versioni realmente safe di questo dato. Pensate a un ransomware che cifra più volte, continua a iterare all'interno dello stesso file. Ecco, in certi casi, proprio per il discorso del RTO RPO disegnato per l'infrastruttura e non in termini di dato, potrebbe essere interessante per alcuni clienti utilizzare prodotti terze parti. Magari se vogliamo fare anche una sorta di chiacchierata, se ragioniamoci un po' lato Exchange, potrebbe essere necessario ad esempio per un cliente che vuole fare un restore specifico pure della cartella e sottocartelle e quelle mail, tutte quelle mail che erano all'interno di quella cartella, ci vuole un tool terze parte, perché poi la nostra soluzione di retention ovviamente è in grado di fare, di recuperare la mail in sé, però poi se la cartella è stata cancellata, ecco, non abbiamo questa possibilità di ripristinare tutta la struttura che c'era prima, quindi anche quello potrebbe essere un scenario valido nel caso per usare un tool terze parte. Ecco, quindi alla fine tutto bisogna valutare bene,